sono collegati da diverse parti d'Italia. Dopodiché, ovviamente il dottore Villaracci non ha bisogno di presentazioni e prima di cedergli però la parola mi corre l'obbligo di fare due cose. Prima di tutto ringraziare, perché dopo inevitabilmente lo dimenticheremo, formalmente l'azienda Ruggi d'Aragona che ci ha dato l'opportunità di organizzare e di utilizzare il suo ufficio di formazione e l'Università di Salerno che ha messo a disposizione la piattaforma Teams che stiamo utilizzando. Dopodiché, tenete che informazione tecnica per gli studenti, diciamo ADE, tenete Non preso in conto che iniziamo. la presenza sarà registrata in maniera, telematica alla fine della presentazione. Lo stesso per quello che riguarda i colleghi che beneficiano dei crediti ECM. Ovviamente la prima parola la cederò al dottore Villaracci e seguirà la professoressa Ciacci, e io mi fermo qui e ti ringrazio ancora e ti do la parola, Vincenzo. Grazie per essere venuto qui. No, io dico la verità, ringrazio voi di avermi dato questa possibilità, perché è la prima volta per me di fare un collegamento, un corso, diciamo così, per via telematica e data la mia nota incapacità, essendo un handicappato informatico, avevo un pochino di remore e di paura di farlo. Io spero veramente di rispondere un pochino alle esigenze di tutti e è mio dovere innanzitutto ringraziare te, Pio. E chiaramente anche la professoressa, la Carolina Ciacci, che è un'amica da tanti anni, che come lei sa combattiamo sul problema della malattia celiaca, della non celiaca, gluten sensitivity, che adesso nella seconda relazione tratteremo dal punto di vista istologico. Quindi, come vedete dalla prima diapositiva, il mio ringraziamento va chiaramente all'Università di Salerno e all'Ospedale Ruggi d'Aragona, che appunto permette questo incontro. E chiaramente l'altro elemento fondamentale è quello di poter portare un ringraziamento per questi aggiornamenti in anatomia patologica che ha istituito il professor Zeppa. Ora, io però, come dicevo, sono molto legato anche all'Università di Salerno, ma soprattutto a quella che è la Scuola Medica Salernitana, perché voglio dire, è stata la prima in Italia, che se ne dica di Bologna, a creare una vera e propria scuola medica. E tant'è vero che vi cito una delle dizioni, uno dei dogmi, diciamo così, di quella che è la scuola medica salernitana, che guarda caso riguarda anche il mio ambito, diciamo così, di studio dell'anatomia patologica. E come vedete, questa è la prima dizione, cioè che la cacatio mattutina è bona quantum medicina. La cacatio meridiana nec bona nec mala, e la cacatio serotina ducit hominem ad ruinem. Quindi, come vedete, è una serie di dizioni, di affermazioni che secondo me rispettano la realtà. Ora, non pensate che io mi sia dedicato a leggere dei libri, chissà di quale storico, di quanto tempo fa del Medioevo relativo alla scuola medica salernitana. In realtà tutto deriva dalla lettura di questo libro, che è stato uno dei più grandi critici d'arte italiani, che è il professor Federico Zeri, che ho avuto la fortuna di conoscere e di stimare, perché è Grandissimo. stato veramente uno dei più grandi, anzi vi consiglierei, se si ritrova con i suoi libri, è stato veramente uno dei più grandi critici che ha avuto, ripeto, anche la fortuna di poter conoscere andando fino a Mentana, tanti anni fa, e non me la faccio lunga su questo argomento. Ora, la mia relazione riguarderà due aspetti. Uno, che è l'approccio metodologico alle biopsie dell'apparato gastroenterico, e il Di secondo è allargare la quello presentazione. delle pratiche. Io scusate, sento la voce tua sotto. E quindi vi dicevo, le problematiche istopatologiche aperte nei processi infiammatori dell'apparato gastroenterico. Si tratterà cioè di un piatto su una serie di patologie, di problemi aperti dal punto di vista istopatologico e che secondo me rappresentano ancora oggi un problema aperto. Ho tenuto fuori tutto il problema dell'ABD proprio perché vorrei ritornare un'altra volta, diciamo così, ad un incontro con voi e quindi oggi non le tratterò. Quindi il primo argomento che vorrei trattare è appunto questo dell'approccio metodologico. E vedete già dagli omini, da questa immagine animata, come
come si tratta di un lavoro fondamentalmente multidisciplinare che richiede la stretta collaborazione tra gastroenterologo, adulto e pediatrico, l'endoscopista e chiaramente il personale tecnico e il medico di anatomia patologica. Ora, tutto questo, non per rifare un'altra frase, è estremamente semplice. Io trovo sempre delle difficoltà nel voler approcciare questo nuovo metodo. È soltanto un consiglio che io do, per carità. Però vedete, questa immagine, questa frase di Charles Bukowski, che sicuramente voi conoscerete, dice secondo me una verità molto importante, cioè che la verità profonda per fare qualunque cosa, per scrivere, per dipingere, per fare diagnosi, sta nella semplicità. La vita è profonda nella sua semplicità, come diceva questo grande pensatore. Dello stesso vi dico adesso, quello che vi farò vedere è molto semplice, come una specie di catena di montaggio che ci può portare a dei vantaggi dal punto di vista anatomopatologico per quanto riguarda la morfologia e anche dal punto di vista economico. Ora, quando noi ci avviamo, diciamo così, verso la diagnosi, abbiamo necessità di conoscere le notizie cliniche, avere un adeguato campionamento bioptico, un corretto orientamento delle biopsie e un'ottima qualità dei preparati. Noi tratteremo molto brevemente tutti questi aspetti. Notizie cliniche precise. Vi faccio vedere quello che pensava il mio maestro, il professor Gebos, nell'ambito dell'IBD, ma che va bene per qualsiasi altro argomento sulla celiachia, come vedremo fra un po'. E cioè lui che cosa diceva? Che la valutazione anatomopatologica non deve essere mai fatta in isolamento, ma il patologo dovrebbe ricevere tutte le informazioni cliniche, radiologiche, endoscopiche per poter arrivare ad una diagnosi di Crohn, Barrett, soprattutto di celiachia, e quindi non limitarsi ad una descrizione. Ora, come il clinico può aiutare il patologo? Fornendo un'adeguata storia clinica. Non si può scrivere IBD punto di domanda oppure malassorbimento punto di domanda, dare quelli che sono gli aspetti clinici più rilevanti al momento della colonoscopia o di quella che è la gastroscopia e fornire anche, se possibile, quelle che sono le caratteristiche endoscopiche che lui ha visto. Per esempio, vedete, nella linea guida della ECHO, cioè dell'European Crohn's and Colitis Organization, si dice che le biopsie dovrebbero essere accompagnate da informazioni cliniche che comprendono l'aspetto endoscopico, l'età del paziente, la durata della malattia, la durata e il tipo di trattamento, una cosa che molto spesso non ci dicono, comorbidità e ad esempio se sono stati in viaggi all'estero, perché in effetti lì possono aver contratto determinate infezioni. Stessi concetti che vengono ripetuti dal mio amico Roger Fakins in quelle che sono le linee guida inglesi, in cui si ripetono le stesse identiche cose, dati clinici, informazioni endoscopiche, eventuale terapia che è già stata fatta oppure ulteriori farmaci che vengono utilizzati. Quindi questo è il primo movens. Per esempio, nelle IBD basterebbe far compilare questo schema, sembra la stessa storia, ma non possiamo perdere tempo, noi abbiamo tantissime endoscopie, ho capito, ma un minimo almeno di dire questo per esempio ha una diarrea, la durata totale della malattia, se prende farmaci, non è che ti ruba tantissimo tempo. Per esempio, in questo schema, voi vedete, si dice appunto quali sono i sintomi principali, la sede delle biopsie, ma si chiede anche la tua opinione clinica. Molti colleghi anatomopatologi dicono no, io non voglio sapere niente, voglio vedere prima le biopsie e poi vado a vedere. Ho capito, però è molto importante che tu abbia anche un'opinione dal punto di vista endoscopico e clinico dal parte del gastroenterologo. Molto spesso voi sapete meglio di me che ci dobbiamo legare al telefono per chiedere ma quali sintomi ha questo qua? Ha una diarrea, quanto tempo è che dura sta malattia, la durata del presente episodio, così non ve la faccio tanto lunga, sono argomenti che da 40 anni noi diciamo e sempre rimangono soltanto dal punto di vista delle diapositive. Per esempio, anche nella celiachia, ma che ci vuole a capire che in effetti è fondamentale sapere se ad esempio il paziente ha fatto almeno una transglutaminata, ha il sospetto di una celiachia? Io a Brescia mi ritrovo nella situazione molto spesso di dover dire ma perché me lo mandi con sospetto di malassorbimento? E che ne so, me l'hanno mandato così e dico ma non è stata fatta una valutazione iniziale? No, perché il medico di base che l'ha scritto io non mi posso rifiutare di fare l'endoscopia, cosa che invece non devo dire dei pediatri. I pediatri e il gastroenterologo vero non mandano mai un caso in cui non ci siano tutti i dati clinici e soprattutto nell'ambito della pediatria io ricevo sempre TTG positive, qual è il valore,
e i dati clinici e il sospetto clinico che ha il clinico. Lo dico a merito di questo pediatra, di questo gastroenterologo, di cui faccio i nomi, il dottor Lanzarotto e il dottor Ravelli come pediatra. E qui vedete appunto riassunti tutti questi dati clinici. Il problema più importante è anche il campionamento bioptico adeguato. Sono state scritte tonnellate di pagine sulle linee guida di come fare le biopsie e voi sapete meglio di me che nella realtà di tutti i giorni molto spesso non lo fanno. Come si può venire a chiedere Crohn, come si fa soltanto la biopsia del sigma retto? Per esempio, vi porto ad esempio uno dei più grandi gastroenterologi al mondo, che sicuramente Carolina conoscerà molto bene, cioè il professor Paul Rutgers, che è stato veramente uno degli antesignani dello studio dell'IBD, il quale tanti anni fa, non tanti anni fa, insomma verso il 2012-2013, adesso non mi ricordo, ecco nel 2010, fece una lettura quando il mio maestro, il professor Karel Gebos, andò in pensione. Lo vedete pure voi il titolo, il perfetto patologo per l'IBD, il punto di vista dell'endoscopista. E qui ci vedete, uno è il professor Rutgers a sinistra, il professor Gebos a destra, il corpo estraneo, come lo vedete, al centro. Che cosa diceva? Che le biopsie gastrointestinali forniscono delle informazioni critiche ai gastroenterologi per il trattamento del paziente. Quindi la responsabilità del patologo è quello di fornire un ottimo report patologico di queste biopsie. Questo ce lo dovremmo sempre tenere bene in mente, perché questo scrive un numero uno al mondo: le biopsie gastrointestinali forniscono informazioni critiche. Non come si è voluto tentare più volte di mettere fuori il patologo. Nella celiachia, per esempio, sta divenendo un qualcosa di normale, basta fare il dato di laboratorio e non è necessaria la biopsia. Lo si è tentato pure con una l'endomicroscopia confocale, però vi posso dire che lì il tentativo è fallito. Io quello che dico, semplicemente, bisogna avere un rapporto fra tutti, in cui il punto fondamentale, sono d'accordo, è il gastroenterologo che coordina il tutto. Inoltre, in questa relazione lui diceva che il patologo non dovrebbe limitarsi alle biopsie che gli arrivano se ce ne sono altre precedentemente, cioè ricostruire tutta la strada che ha seguito il paziente, se possibile, e quando c'è un dubbio, chiedere una seconda opinione. Io quando devo chiedere i vetrini e i blocchetti, mamma mia, mi sembra di aver aggredito qualcuno, oppure una lista maestà. Ma io, guarda, anzi, ti voglio dare una mano, non lo faccio né perché ci voglio guadagnare, ma semplicemente per poter dare un aiuto a te come patologo se c'è stato qualche problema, oppure anche al paziente, voglio dire, per dargli una terapia più adeguata. Io ho fatto molti errori, come diceva un grande fisico, il professor che è stato premio Nobel, il professor Bohr, cioè il vero esperto è colui che ha fatto più errori degli altri in un campo ristretto. Io sono quello che ha fatto più errori nella sua vita e quindi ti posso dire, guarda, non fa lo stesso errore che ho fatto io. E soprattutto noi patologi dovremmo ricordare che dobbiamo dare una diagnosi sul materiale, se arriva nel modo che vedrete adesso, ma non una descrizione. Cioè, a un certo punto, prendersi una responsabilità. Nel caso delle IBD, ad esempio, è stato coniato il termine di IBDU. Quindi il clinico sa che si tratta di una IBD, che sia Crohn o colite ulcerosa, che a casa mia non esiste la colite indeterminata, però quantomeno gli dice, guarda che è una IBD. E quindi questo ce lo dovremo sempre ricordare. Inoltre, che cosa diceva il professor Rutgers? Fornire un adeguato numero di biopsie. Lui diceva di tenerle separate, però questo ve lo metto in rosso, perché come vedrete c'è la possibilità di ridurre notevolmente il numero dei vetrini. Inoltre, aumentare le biopsie laddove ci sono delle aree sospette e soprattutto minimizzare le procedure, le condizioni che possono danneggiare il tessuto. Non puoi tenere quelle biopsie ferme per ore e poi metterle in formalina. Quindi più rapidamente vengono messe in formalina, meglio è, oppure se sono a fresco, quantomeno cercare di buttarle subito, farle congelare, in modo tale da evitare processi che possono danneggiare il tessuto. Ed inoltre, vedete cosa diceva, il patologo e il clinico dovrebbero essere d'accordo sui fissativi dei metodi di campionamento e ottimamente, vedete, queste biopsie dovrebbero essere utili per la normale routine, ma anche per permettere indagini immunistochimiche, oltre che di biologia molecolare. Quindi è un discorso che ci deve essere, e quando ci sono dei problemi, confrontarsi
perché tanti anni fa sono riuscito a ottenere, voglio dire, determinate cose, semplicemente chiarendo il concetto: se vuoi una diagnosi precisa, devi venire dalla mia parte, farmi queste biopsie. Per esempio, devo dire che a Brescia nessuno degli endoscopisti, sia il gastroenterologo, sia quelli del centro di endoscopia, quando fanno una coloscopia non fanno biopsie su tutto l'apparato, perché dopo sanno che a un certo punto possono avere problemi con me. Molte persone dicono: quello c'ha un brutto carattere, quindi è meglio non andarlo a stimolare. E vedete, non è che lo dico io. Queste sono di nuovo le linee guida della ECCO, in cui si dice che occorre avere almeno due biopsie per i 5 segmenti colici, compreso l'ultima ansia intestinale. Come faccio a dare una diagnosi di Crohn quando tu non mi fai vedere l'ultima ansia intestinale, non ci sei entrato? Io personalmente non ci credo a un Crohn soltanto del colon. Esistono dei lavori, ne potremmo parlare più avanti, che parlano di Crohn del colon. È vero, ci può stare, però io voglio vedere pure l'ultima ansia intestinale in queste situazioni qua, concetti che vengono ribaditi anche dalle linee guida inglesi, come vi sto facendo vedere dal mio amico Roger Fakins. E questo ci porta quindi al campionamento adeguato, più preciso, nei vari segmenti dell'apparato gastroenterico. Per esempio, questo è il colon. La normalità dovrebbe essere quella di avere, come vi ho fatto vedere prima, come vi ho detto prima, due biopsie per ogni segmento colico. E quando si tratta di una malattia di Crohn, dovrebbe essere fatta anche un campionamento a monte, cioè a livello duodenale, dello stomaco e dell'esofago. E a differenza della colite ulcerosa, questo può colpire dappertutto, come voi sapete meglio di me. Nell'esofago, per esempio, se fanno uno o due biopsie, oppure non te le fanno nemmeno. Voi sapete che per tanto tempo c'è stata la diatriba: ma perché devo fare le biopsie? Io lo faccio la diagnosi di esofagite da reflusso soltanto sui sintomi clinici. E queste sono anche le linee guida, vedete, vi faccio vedere, del GIPAD, del gruppo italiano patologi dell'apparato digerente, in cui c'è un maestro come Roberta Fiocchi e attualmente Luca Mastracci, che è un punto di riferimento per l'esofago. Però poi, guarda caso, alcuni elementi morfologici si sono rivelati fondamentali per poter capire la situazione che noi abbiamo davanti di reflusso. E comunque, in ogni caso, quando tu fai l'endoscopia, perché non fai anche le biopsie a livello gastrico secondo le 5 biopsie dello schema di Sidri? Inoltre è molto importante, lo vedremo meglio quando parleremo del Barrett, tenere separate le biopsie della linea Z da quelle che vengono fatte sull'epitelio squamoso dell'esofago. Vedete, queste sono le immagini di una tipica esofagite da reflusso in cui, con un perfetto orientamento, si può vedere l'iperplasia dello strato basale, l'allungamento delle papille ed inoltre la presenza degli spazi dilatati intercellulari, che si possono valutare con la normale valutazione morfologica al microscopio, e in più la componente infiammatoria. Componente infiammatoria che diventa oggi fondamentale con il quadro dell'esofagite eosinofila, perché voi sapete che stanno aumentando notevolmente questi casi, non solo nell'ambito pediatrico, ma anche nell'ambito dell'adulto, che pongono dei problemi di diagnosi differenziale. Ora è chiaro che in questo caso, oltre alle classiche biopsie che vi ho fatto vedere, bisogna fare biopsie a livello dell'esofago distale, medio e superiore, perché in effetti l'esofagite eosinofila molto spesso colpisce di più l'esofago medio e superiore, e qui bisogna stare molto attenti alla presenza degli eosinofili. È vero, le linee guida ti dicono almeno 15 per campo di visione a 40 per, ma se io ne ho 14 che faccio? Non glielo do. E più sezioni si fanno meglio è, più biopsie si fanno meglio è. Quindi vedete, per esempio, una delle caratteristiche che spesso non viene vista è la degranulazione di questi eosinofili, che si manifesta poi soprattutto in soggetti allergici. Nello stomaco, io qua chiaramente che cosa posso dire se non di dover fare quelle 5 canoniche biopsie, non soltanto per lo schema di Sidri, ma anche per valutare quello che è l'Olga System. Molti dicono, voglio dire, però voglio dire, è stato fatto in vari congressi, però quello è stato fatto da un italiano. E che vuol dire? Massimo Ruggio, secondo me, è stato uno dei più grandi, ed è ancora oggi uno dei più grandi patologi gastrointestinali. Questo Olga System, per me, va molto meglio dell'Olgim, perché ti permette di valutare due condizioni: l'atrofia e la metaplasia intestinale, mentre l'Olgim valuta soltanto un elemento, la metaplasia intestinale. Quindi, quello che voglio dire, la regola è di dover fare queste 5 biopsie, e bisognerebbe farle sempre, non soltanto a livello dell'andro, anche perché c'è un'altra ragione molto importante, che è quella della valutazione della gastrite autoimmune.
mi viene a dire tu come cazzo fai, scusate il termine, a fare una valutazione di gastrite autoimmune se non hai le biopsie del corpo fondo? Voi sapete che la gastrite autoimmune è caratterizzata da atrofia a livello del corpo fondo, metaplasia intestinale a livello del corpo fondo e non nell'antro, e in più dall'iperplasia delle cellule endocrine. Certo, c'è anche il valore degli anticorpi anticellule parietali, come pure della vitamina D, però non sempre istologicamente ne troviamo una condizione di questo tipo. E passiamo poi al godere. Qui siamo in casa anche la Carolina. Le linee guida ti dicono di fare 4 biopsie, 2 nel duodeno distale e 2 nel duodeno prossimale e anche nel bulbo. Oggi, dopo tanti anni di errori, vi posso dire che sono fondamentali nel bulbo, anche e soprattutto nell'ambito pediatrico. Vi farò vedere poi dei casi che riguardano appunto la presenza di atrofia solo nel bulbo e non nel duodeno distale. Quando dicono, per esempio, c'è stata una diatriba anni fa, ma fare più biopsie, ma scusa, ma se sei arrivato a livello del duodeno, ma che cosa ti costa non farne 4? A meno che non ci siano dei problemi come nel colon, ovvio che in quel caso lì uno si blocca. Come pure se è entrato fino a livello del duodeno, ma fammi pure le biopsie gastriche. Voi sapete che l'Helicobacter pylori può determinare un incremento dei linfociti T. Come faccio a valutarlo se non mi dai le biopsie gastriche? A meno che non ci sia una metaplasia gastrica a livello duodenale e questo ci sia. Ma voi sapete che è molto molto raro poter trovare l'Helicobacter nel duodeno. Comunque, questa è la regola. 4 biopsie, 2 nel duodeno distale, 2 nel duodeno prossimale, fino ad arrivare a 6-8, come dicono pure le linee guida statunitensi. Nel colon, ve l'ho già detto, per le IBD, però non ci dimentichiamo di questo problema che è la malattia diverticolare. Ve ne parlerò meglio dopo, però noi dobbiamo pretendere biopsie nel discendente, ma soprattutto nel sigma e nel retto. Non puoi fare soltanto le biopsie nel sigma, mi devi fare anche le biopsie del retto, perché le linee guida italiane del gruppo italiano che ha studiato la malattia diverticolare, il GRIMAD, stabilisce proprio questo, come vi farò vedere, che è fondamentale il confronto tra le biopsie del sigma e le biopsie del retto. E quindi arriviamo al momento dell'orientamento delle biopsie. Nella stragrande maggioranza delle sale endoscopiche italiane si butta dentro la biopsia. Molta gente mi è venuta a dire, ma sti filtri ti fanno perdere tempo. Non è assolutamente vero. Ve lo dico io, perché venitemelo a dire in faccia se avete il coraggio di dirmi che si perde tempo, perché non è vero. Chiunque è venuto a Brescia, per esempio la Rachele del Sordo, che faccio nomi e cognomi perché altri sono pure venuti, e hanno detto, ci vuole tutto questo tempo. Assolutamente pochissimo tempo. E lì il ruolo fondamentale, oltre dell'endoscopista, anche dell'infermiere di sala endoscopica. Che cosa vuol dire orientamento? Posizionamento delle biopsie in modo da evidenziare correttamente i diversi strati della parete. Per esempio, come fai a valutare la plasmocitosi basale, che è un elemento tipico della IBD, se non hai le biopsie ben orientate? Nell'esofago, come fai a valutare l'iperplasia delle cellule dello strato basale o l'allungamento delle papille? Poi, non è che l'abbia inventato io, per carità, tutto è nato quando sono stato lì al St. Mark Hospital, che voi sapete è stato l'ospedale storico dove c'era Dukes, Morson e così via. Qui vedete, per esempio, il professor Morson che era venuto a fare una visita lì, e questo è stato a destra il mio maestro di allora, il professor Talbot. E lì avevo visto appunto che utilizzavano questi filtri per le urine che venivano tagliati, dove venivano messe queste biopsie. Vedete, è molto importante il becco di clarino, perché quella è la zona che poi per il tecnico di laboratorio rappresenterà il punto di riferimento per indicare dove è stata fatta la prima biopsia. Mettiamo che sia il colon, colon destro, trasverso e così via. E tra l'altro pensate che questo metodo è stato inventato da un gastroenterologo, il professor Williams, che l'aveva proposto ai patologi di allora. Qui vedete un vetrino in cui potete notare come nella parte alta il tecnico ha scritto AG, quindi io devo cominciare a vedere dalla parte sinistra verso la parte destra del vetrino che ho davanti. Quindi c'è una precisa localizzazione topografica. Se uno mette tutte le biopsie nella formalina, io voglio capire, uno come fa a capire se è destra o sinistra? È vero, a destra c'è cioè un incremento degli eosinofili, ci sono le metaplasie cellule di Paneth. Normalmente voi trovate le cellule di Paneth, però non sempre si rivedono. Come pure a sinistra, soltanto gli stiociti schiumosi nel retto vi possono dire che quella è la biopsia del retto. Il problema qual è stato? Quando l'hai portato in Italia, tanta gente mi dice, cazzo, si perde tempo, ma come faccio a mettere l'infermiere a tagliare, poi tagliati irregolarmente? Quindi lo vedete qui riassunti tutti i problemi.
per farla breve, dispendio di tempo e risorse umane. E quindi con una ditta, la Biotica, che si è prestata, abbiamo inventato questi filtri già tagliati, vedete, con il becco di clarino. Tengo a precisare che la ditta in onore, diciamo così, perché l'avevo proposto sto schema, mi ha dato il copyright per di questi filtri, ma ci tengo a dire, ve lo posso far vedere pure dal punto di vista formale, scritto, io non ho mai ricevuto niente da questa ditta, mai c'è stato un accordo economico, perché alcuni mi hanno fatto l'osservazione che c'è un conflitto di interessi. Vi posso dire che non ho mai ricevuto niente, l'avevo fatto, anzi per me è un piacere poter dire a dei colleghi, ma provalo, guarda che ti serve, così come per quanto riguarda le SD, cioè l'endoscopic submucosal dissection, per cui abbiamo messo a punto un sistema senza aghi. Qui vedete, è il ruolo fondamentale dell'endoscopista, in cui il forcipe con la biopsia viene poggiato sul filtro. Praticamente gli endoscopisti a Brescia hanno 20-30 di questi filtri per tutta la mattinata, cioè quello che è il loro numero di endoscopie che devono fare, e quindi hanno un numero di filtri sempre pronti, in cui praticamente possono poi poggiare sul filtro. Qui ne vedete alcuni del gastroenterologo, in cui vedete in un unico filtro noi abbiamo fino a 10-12 biopsie. E cominciamo a vederlo meglio. Partiamo dalla sala endoscopica. Qui è fondamentale il ruolo dell'endoscopista, è praticamente come una catena di montaggio. Se il lavoro viene fatto bene qui, a livello della sala endoscopica, tutto il resto è molto molto semplice, perché la biopsia non verrà più toccata, non verrà più traumatizzata. E qui ne vedete il principio. Questa è la biopsia che è stata presa dalla forcipe dell'endoscopista, che viene appoggiata sul filtro. Questi sono ancora i vecchi filtri, ma le immagini erano molto belle, per cui l'ho voluto mettere. E questa, vedete, viene appoggiata sul filtro, e qui notate che nella parte alta abbiamo la mucosa e nella parte bassa la sottomucosa. E qui vedete, nel momento in cui è stata appoggiata, viene rispettato questo criterio anatomico. Se non si stacca la biopsia, con un ago viene poi poggiata sul filtro. È vero, molti mi diranno, ma ci sono delle condizioni in cui queste si ruotano, magari tu hai la biopsia capo. È vero, chi è che non lo ammette? Io non ho mai detto che abbiamo il 100% di biopsie ben orientate, ve le farò vedere fra un po', però un buon 60-70% vengono ben orientate, e vi garantisco che è molto meglio vederle orientate che non orientate. Inoltre, vedete, devono essere messe su di una perfetta linea retta, perciò sono stati tagliati quei filtri, perché prima venivano messi in modo estremamente irregolare. Mo, come fa la lama del microtomo a tagliarle in modo preciso, quindi non a differenti livelli né a distanza. Purtroppo molto spesso questo dipende dalla esperienza dell'endoscopista. Se uno non le fa le cose, manco le può sbagliare. Per cui è una questione. Noi abbiamo iniziato nel lontano 1991. Ci sono degli endoscopisti con cui io posso chiudere gli occhi, perché andranno sicuramente a fare la cosa giusta, come vi ho detto prima, il gastroenterologo e il pediatra, mentre invece ci sono altri che questi criteri non li rispettano. Per esempio, queste sono biopsie che vengono dal Meyer di Firenze, innanzitutto messe sulla carta bibola. Ma voi dite, come caspita fa quello a tagliarle? È chiaro che verranno messe in modo irregolare. Noi abbiamo preso le stesse biopsie, una bambina di 4 anni, vedete, sono state messe su di una precisa linea retta. Inoltre, l'endoscopista deve sempre mettere le biopsie non a partire da quel buco che voi vedete che serve per saccare il filtro, ma a partire dal becco di clarino. E qui vedete un esempio di quello che vi stavo facendo vedere prima. Partendo dal becco di clarino, noi abbiamo due biopsie dell'ilio e poi tutte le biopsie del colon con una precisa localizzazione topografica, ascendente, trasverso, discendente, sigma e retto. E qui vedete il vantaggio. Rispetto alla condizione in cui voi avete ben 6 contenitori, vi faccio soltanto il colon, ma capite che lo stesso è anche per quanto riguarda il duodeno, lo stomaco, l'esofago e così via, noi ci riduciamo praticamente ad un unico contenitore che contiene tutte le biopsie, oppure due. Qui lo vedete, un altro esempio in cui dal becco di clarino abbiamo ilio, ascendente, trasverso, discendente, sigma e retto. Questo è un piccolissimo filmato di pochi minuti che viene da Modena. Un'università che io veramente stimo moltissimo, perché un collega, il professor Reggiani Bonetti, è venuto da me, è stato con me un mese, e guarda caso tutti quanti gli endoscopisti di Modena e provincia, e questo lo devo dire soprattutto a merito della gastroenterologa di Modena, la professoressa Rita Conigliaro,
che appunto ha spinto per poter dare il dottor Bonetti da me, vedete, tutte le biopsie vengono orientate. Vedete, ecco qui è stata fatta la biopsia da parte dell'endoscopista e la mette sul filtro l'infermiera. Questo è un filmato che è stato presentato al congresso IGBD, in cui avevamo una sessione dedicata proprio a questo problema, una tavola rotonda. Qui ve lo faccio vedere molto rapidamente, perché è la realtà pratica. Dove sta il... Vedete, tutte le biopsie che sono state messe. Poi a un certo punto, questa qui, fra un attimo vedrete, viene staccato il filtro e poi verrà messo nella formalina. Quindi non è che ci sta tutta questa grande difficoltà, basta volerle fare le cose. Non accetto la persona che mi viene a dire non è vero, io perdo molto tempo, sono abituato così. Per esempio, nel frattempo che voi vedete queste immagini, ho avuto una discussione con Michael Fitt. Michael Fitt, voi sapete, è uno dei più grandi patologi gastrointestinali mondiali, è tedesco, e lui ha detto ma sì, il tuo metodo è giusto, però i miei endoscopisti non lo vogliono fare. Ebbene, non ho capito, tu fai mettere i piedi in faccia da loro, quando poi a un certo punto potresti migliorare anche l'aspetto diagnostico. Io ho avuto una discussione molto franca con il mio endoscopista da allora, il professor Cestari, il quale l'unica cosa che mi ha chiesto è stata una lettera in cui si diceva che questo sistema era utile per poter migliorare la diagnosi. Qui state vedendo, viene messa poi all'interno dei contenitori e nessuna biopsia può essere staccata. Un'altra osservazione: no, ma le biopsie si staccano. Quando il lavoro viene fatto bene, e non c'è questo problema, lo vedrete anche più avanti nell'ambito del laboratorio di anatomia patologica. Dice, ma noi abbiamo tante endoscopie e basta semplicemente organizzarsi, che vi devo dire? Però vedete, anche qui, in questa immagine qui, viene messa poi la formalina e tutte le biopsie non si sono staccate. Queste vengono da Baggiovara, che credo sia a 10-15 chilometri, mi pare, dal centro di Modena, dove è situata l'anatomia patologica, dove sta tutto questo grande problema. E va bene, uno potrebbe dire, va bene, questo è quello che fa vedere l'endoscopista, ma poi, adesso ve lo farò vedere, perché poi l'endoscopista mette il filtro con le biopsie all'interno del contenitore, come avete visto qui, e qui arriviamo nel laboratorio di anatomia patologica. Questo ve lo faccio vedere, che sono biopsie che vengono dal Burlo di Trieste, oltre 400 chilometri, non si è staccato manco una biopsia. Qui le vedete a maggiore ingrandimento di una bambina di 12 anni. E qui arriviamo nel nostro laboratorio a quello che è il ruolo fondamentale del tecnico di laboratorio. È sempre una figura non sempre valorizzata, secondo me, nel modo giusto, però è qui che noi ci dobbiamo basare per poi una ottima qualità del vetrino. E vedete, qui è una specie di catena di montaggio. Qual è il primo vantaggio? Chi sta nel laboratorio di anatomia patologica sa che bisogna prendere ogni singola biopsia e metterla nella biocassetta. Invece, con questo sistema basta prendere il complesso filtro biopsie, come state vedendo qui in queste immagini, e in un attimo si mettono all'interno della biocassetta. Altro elemento molto importante, vedete che in queste biocassette noi non utilizziamo quei benedette spugne che vi farò vedere fra un po', utilizziamo soltanto dei quadratini di Garza, perché in effetti la biopsia non deve essere assolutamente traumatizzata. Vedete il vantaggio? Qui abbiamo un caso che mi è arrivato dal Meyer di Firenze, ben 13 contenitori, e guardate, dei 13 contenitori si sono ridotti a 6. Abbiamo messo le biopsie sui filtri e quindi sono 6 vetrini da tagliare e non 13. E qui le vedete tutti i contenitori. Questo è un altro caso, perché adesso li orientano anche loro. E l'assurdità qual è? Che a me orientano le biopsie, ai loro patologi no. Ha detto che non è necessario. E qui vedete, di ben 11 contenitori si sono ridotte a 4 biocassette. Vi dicevo, io sconsiglio di utilizzare queste benedette spugnette perché schiacciano le biopsie. Io me ne sono reso conto tanti anni fa guardando dei vetrini del Gaslini. Vedevo queste biopsie coliche lunghissime, con delle cripte proprio molto 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 piccole, e poi alla fine quando ho domandato era perché utilizzavano queste spugnette. Quindi io sinceramente non vi consiglio di utilizzare. A noi le tagliano i nostri ausiliari, quei quadratini, e le vengono utilizzate regolarmente. Qual è il secondo vantaggio? Al momento dell'inclusione tu non devi più toccare la biopsia, devi prendere di nuovo il complesso filtro biopsia, ruotarlo di 90 gradi. Questo è un altro concetto molto importante, perché è quella rotazione che permetterà poi il taglio rispettando le caratteristiche anatomiche. Qui lo vedete, è un attimo
Pensate se dovete prendere 12, 15, 16 biopsie, una alla volta. Se quella mattina il tecnico non è tanto tranquillo, molto spesso può determinare dei fenomeni traumatici. E qui lo vedete nel momento della inclusione fino ad arrivare al momento della, poi della inclusione nel blocchetto. Elemento importante, uno mi potrebbe dire, ma dove sta il punto di riferimento per il becco di clarino? Eccolo qua. Quando noi mettiamo sopra la biocassetta, il becco di clarino, dove c'è il numero identificativo, che in effetti rappresenterà poi per il tecnico il punto di riferimento. Qui lo vedete, becco di clarino, questo è il blocchetto, e qui sappiamo che questa è la prima biopsia. Come vi dicevo prima, il filtro e le biopsie devono essere ruotate, qui non vi dico da dove vengono i blocchetti, perché capite la stupidità. Vedete, sono state messe, scusate, sento delle voci in sottofondo, parliamo dopo, alla fine, altri 5 minuti sono. Qui vedete, sono stati messi il complesso filtro biopsie non ruotati, è completamente inutile. Questo è un altro caso che mi è arrivato recentemente, sempre dalla stessa anatomia patologica, e vedo che dopo 2 anni che gliel'avevo detto, guarda che dovete ruotare, il problema è rimasto praticamente lo stesso. Qual è il principio? Vedete, questo faccio uso di uno schema del dottor Luca Albarello del San Raffaele, in cui voi avete praticamente la struttura della parete, la biopsia che è stata fatta, e vedete, se questa è messa in modo verticale, quando la lama del microtomo la taglia, noi avremo delle sezioni trasversali, un pochino come fa l'endomicroscopia confocale, e poi non riuscite a poter valutare bene la zona basale della mucosa, e quindi questo qui non va bene. Se invece è leggermente inclinata, avete molti fenomeni artefattuali, come in questo caso, quindi l'orientamento corretto è la rotazione di 90 gradi che permette di rispettare appunto l'anatomia delle biopsie. E qui chiaramente vedete il momento del taglio, che è un altro elemento molto importante. Vedete qui come sulla destra il nostro tecnico mette 2 serie di biopsie sullo stesso vetrino, poi dipende dal numero chiaramente. Qui ne vedete un esempio tipico. Noi abbiamo qui ben 6 biopsie dell'ilio terminale e qui invece le biopsie coliche, in cui il tecnico mi ha detto da dove cominciare, me lo ha indicato con questa freccia, in cui noi abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, ascendente, trasverso, discendente, sigma, e retto rispetto alle 5 o 6 biopsie che dovrebbero essere tagliate. E capite quindi il vantaggio. Io vedo un unico vetrino, o 2 vetrini in cui ho tutto davanti. Qui vedete, sono tutte biopsie che vengono dal Meyer di Firenze, in cui è stata messa poi la freccia, era stata messa con la matita, io l'ho messo un pochino in modo più evidente, però notate, qui avete la capacità di poter dire se la biopsia è stata fatta nell'ascendente, quindi nel colon destro, oppure nel colon sinistro, e così via. Ovviamente l'endoscopista mi deve dire quante biopsie sono state fatte, come vedete qui. E chiaramente la qualità dei preparati. Qui forse ho esagerato mettendo delle biopsie non orientate, però vedete, molto spesso vengono messe, è inutile che ve lo stia a dire, voi avete un'esperienza quanto la mia di biopsie non orientate. Andiamo invece a vedere come sono le biopsie orientate. Vedete, questa è una biopsia colica che a casa mia si chiama orientata, che ti permette di poter valutare la mucosa, la muscolare submucosa e parte della sottomucosa. Ve lo faccio vedere, queste sono biopsie che chi è stato a Riccione le ha viste anche lui, le aveva fatte pochi giorni prima l'endoscopista, il gastroenterologo. Vedete come sono ampie e come sono, certo, non è che per carità noi abbiamo il 100%, però queste qui rispettano tutti i criteri che vi ho fatto vedere prima. Lo vedete pure voi, qui si può valutare la struttura ghiandolare, la base della mucosa, la muscolare smucose e così via. Ve ne faccio vedere tutta una serie a maggior ingrandimento in cui potete capire qual è il vantaggio, per esempio nell'ultima ansa intestinale, nella zona di passaggio con il colon destro. Ma nell'esofago, ve l'ho fatto vedere prima, questa è una biopsia perfettamente orientata, anche questa vi permette di capire molto meglio i vari elementi morfologici necessari. Nello stomaco, io l'atrofia, come la faccio a valutare se questa non è ben orientata? Come vedete anche qui, non è che ci sia la perfezione, per carità, però c'è sempre un vantaggio. Per esempio qui noi abbiamo una muscolare smucosa troppo spessa, perché chiaramente la biopsia è leggermente spostata in avanti o indietro, e quindi il taglio della lama ha determinato una maggiore presenza della muscolare smucosa. Nel duodeno, qui mo
vengo dalla parte della professoressa Ciacci, è fondamentale l'orientamento. Si stanno facendo degli sproloqui su tutta una serie di cose. Io capisco pure che non sarà sempre necessaria la biopsia, sono d'accordo, ho partecipato a dei lavori europei in cui ho tolto collo, ho dovuto ammettere che ci avevano ragione, ma questa è una biopsia ben orientata che ti permette di capire se c'è veramente un'atrofia. Inoltre questo sistema non ti altera assolutamente l'applicazione di altro metodico, quale ad esempio l'immunistochimica. Il duodenum, ci fermo un minuto, è molto importante perché i villi rappresentano, se me lo permettete, come le spighe di grano, cioè queste si possono muovere da una parte e dall'altra e quindi non sempre si ha un orientamento corretto, a maggior ragione se poi le butti dentro senza avere un punto di riferimento. Alcuni colleghi mi hanno detto, ma i miei tecnici sono bravi, ah però se sono così bravi che hanno la vista di Nembo Kid, oh, che ti devo dire, però la devono prendere una per volta, se hai 80-100 biopsie in un giorno, ecco allora che non è che la cosa sia tanto vantaggiosa. Qui vedete per esempio il filtro, no, il villo non è ben orientato e quindi potete avere queste discrepanze tra i villi, come pure in quest'altro in cui c'è un fenomeno di schiacciamento. Questo invece è un villo perfettamente orientato e questo ti permette di avere la valutazione del rapporto villo-cripta e del numero dei linfociti T nell'epiteo di rivestimento superficiale. Quindi, in conclusione, per i nostri tecnici c'è una riduzione del tempo di inclusione e del numero di sezioni da tagliare e colorare. Per noi un quasi perfetto orientamento anatomico delle biopsie e una precisa localizzazione della sede delle biopsie. Questo poi lo potete trovare anche in alcuni lavori, soprattutto poi nel libro che aveva prodotto il professor Talbot, che appunto richiama questo lavoro. Ma l'altro aspetto importante è anche quello economico. Ne vogliamo parlare? Perché anni fa io ho mandato questi filtri su richiesta del professor Fiocca a Genova e dopo un po' loro hanno prodotto questo lavoro in cui praticamente si diceva che quando venivano fatte 8 biopsie vi era un risparmio di ben 18 euro. E qui è facile la battuta, se lo dice un genovese, per forza si ha un evidente risparmio. E questa è la dottoressa Orianti che appunto aveva prodotto poi questo articolo. Quindi, in sintesi, concludendo questa prima relazione, per quanto riguarda l'endoscopia non c'è più perdita di tempo per quanto riguarda l'infermiera, perché c'è un completo azzeramento del personale nel tagliare i filtri. Semplicità, hai visto, non è che ci vuole chissà quale grande capacità intuitiva, e una più precisa localizzazione topografica. Per noi il filtro permette chiaramente una riduzione del tempo di inclusione, di taglio, delle sezioni da parte dei tecnici e chiaramente per noi un più precisa valutazione della struttura anatomica. Quindi il concetto fondamentale è che ci deve essere uno stretto rapporto di collaborazione tra endoscopista, infermiere di sala endoscopica, tecnico e patologo, il tutto governato da un gastroenterologo degno di questo nome, sia dell'adulto che pediatra, cioè il famoso concetto del multidisciplinare team. Chi mi conosce sa che io sono appassionato di Tex Willer e quindi ammettiamo che Tex sia l'endoscopista e questo sia il patologo, perché ho il PIZ e quindi Kit Carson, nell'ambito, come vi dicevo prima, del multidisciplinare team. E soprattutto voglio dire una cosa, che l'istologia dovrebbe valutare il patologo, perché soprattutto nell'ambito della celiachia, e la professoressa Ciacci sa di chi sto parlando, oggi ci sono dei gastroenterologi, sia adulti che pediatrici, i quali si arrogano il diritto di valutare loro l'istologia. Ho visto dei congressi in cui si parlava dei problemi tecnici e di valutazioni istologiche nell'ambito della valutazione istologica della malattia celiaca. Se io andassi là e mi permettessi di parlare dell'aspetto endoscopico del laboratorio, non penso che ne sarebbero tanto contenti. E quindi dico lo stesso, a ciascuno il suo, ognuno per quanto riguarda il suo ruolo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione di questa prima relazione. Spero di non avervi tediato dal punto di vista proprio tecnico su questo aspetto e ovviamente se avete delle domande sono a vostra disposizione per questa prima relazione. Ditemi voi. Vincenzo, grazie. Io mi permetto di parlare, non so più come vuole condurre la discussione, ci sono collegati diversi gastroenterologi, quindi magari potremmo chiedere ai miei colleghi se vogliono fare qualche domanda oppure se si vogliono magari mettere, non so, una domanda la volete porre nella chat della riunione? Se vedete, ecco qui,
avevamo pensato di fare così, la seconda cosa, di porre domande nella chat della riunione. Ok. In maniera da selezionarle poi. Quindi che cosa vogliamo fare? Andiamo avanti con l'altra relazione? Sì. Oppure... Penso di sì, sì, andiamo avanti. Può fermarci solo un attimo, Vincenzo. Come vuoi. Adesso tu hai parlato del campionamento, il numero di biopsie è interessante. Quando io sono passata un po' sul territorio mi sono resa conto, per esempio, che ci sono dei problemi stupidi come la richiesta di gastroscopia che non prevede con biopsie, ma per esempio c'è scritto o niente oppure scritto con biopsia. Ed è naturalmente uno dei nostri problemi, per cui qualche volta si fa il test all'ureasi, poi si prende dalla boccettina la unica biopsia e si rimanda al patologo, che ovviamente è un grandissimo spreco, perché insomma il tempo che ci vuole per farne una ne fai anche due e li fai anche quattro e ti trovi magari le cinque biopsie gastriche ben fatte. Oppure quella molto tipico, il problema molto tipico è, per non fare due provette, di non fare la biopsia gastrica quando si fanno le biopsie duodenali. E insomma questi problemi, tu diciamo, sono problemi legati alla nostra realtà, che è una realtà anche di povertà, perché la prescrizione costa di meno e quindi chiaramente si cerca di far risparmiare al paziente anche il costo dell'esame istologico, quindi si fa col test rapido, o è una cosa che tu vedi che ti si ripropone in tutta Italia? No, è un problema che esiste in tutta Italia. Nel senso, cioè, io ho visto in molte realtà il fatto di fare soltanto uno o due biopsie, ma ce l'abbiamo anche qui, per esempio, in degli ospedali periferici, delle persone che continuano a fare soltanto due biopsie annuali e non fanno poi il corpo e il fondo. Come per esempio nel campo della colonoscopia, io non lo sapevo, ma gli endoscopisti in Lombardia non possono fare le biopsie dell'ultima ansa intestinale, perché sennò il ticket è diverso. Mentre nelle altre regioni, per esempio nel Lazio, almeno sono preciso, può fare la colonoscopia entrando anche nell'ultima ansa intestinale, fare le biopsie e non cambia nulla. Invece, per esempio, in Lombardia c'è questo problema. Io quello che dico non è che uno sta cercando di dire che no, io ne voglio di più perché sono un patologo. Dico semplicemente che bisogna rispettare le linee, perché molte volte tu ti trovi di fronte a situazioni che loro non hanno valutato. Per esempio, nelle biopsie duodenali, e tu puoi insegnare, quante volte è saltata fuori che c'era la giardia che non si può vedere endoscopicamente? Quante volte sto vedendo molti casi di gastrite autoimmune, soprattutto in persone anziane? Come per esempio nel colon, dei casi di Crohn in cui non si erano resi conto che per esempio c'erano le amebe. Oppure dei problemi di colite tubercolare confusa come Crohn, e lì soltanto il numero di biopsie maggiore in cui tu puoi fare una valutazione del fatto che il Crohn colpisce determinate zone, non altre, perché non sempre lo Zinn-Nielsen viene positivo, ecco, allora ti permette di arrivare ad una conclusione. Però sono d'accordo con te, è un problema che esiste su tutta l'Italia. Anche i grandi centri di riferimento, ho visto che molto spesso non fanno quello che poi loro dicono nei vari congressi. E questa è una cosa che a me dispiace, perché a un certo punto preferirei che si potesse diminuire magari il numero delle endoscopie per farne qualcuno un pochino più preciso. Tu conosci per esempio uno come il dottor Zambelli, no? È stato un grande gastroenterologo di Crema, Sandro Zambelli. L'ho sentito dire dopo che era andato in pensione, io mi rendo conto di quanto sia importante la biopsia, ho visto che facendo più biopsie, valutando meglio, prendendo più tempo, oggi riesco a dare delle indicazioni molto più precise anche per la valutazione dell'anatomopatologo. Quindi io dico semplicemente, lavoriamo tutti nella stessa barca, se vogliamo arrivare a fare una diagnosi, ma anche per permettere di risparmiare soldi, perché se tu hai una diagnosi molto precisa fin dall'inizio, eviti tutta una serie di problemi e di terapie sbagliate, perché oggi, tu lo sai meglio di me, si dà tanta di quella mesalazina in casi in cui non c'è una diagnosi di IBD. Per esempio, cioè, adesso parleremo del problema della malattia diverticolare. Quanta gente dà la mesalazina nel caso della malattia diverticolare, oppure quanti casi sono stati dati di Crohn o di colite ulcerosa e non lo sono mai stati? Rimangono anche tali perché poi hanno l'esenzione del ticket, non ti credere, anche quando gli dici che non è più così.
Comunque, detto ciò, abbiamo due piccoli interventi. Loredana Nunez, che ti ringrazia e che commenta appunto che il problema del sistema Olga, che è ottimo dal punto di vista istologico e prognostico, e che purtroppo per i pazienti che pagano il ticket è dispendioso. È un po' quello che stiamo dicendo. E invece c'è anche un'immagine con una punta di orgoglio: il mio gastroenterologo lo orienta sul filtro, e Vale Natella, che non so bene chi sia e che ha una gran fortuna, e ci sono orientate in sequenza queste immagini su un vetrino colorato. Sì. E quindi vediamo, ci sono i due problemi opposti, chi si può vantare e chi no. Ma per carità, Carolina, io non dico che è un problema di vantarsi, è un problema semplicemente che io vorrei che tutti quanti potessimo avere le stesse possibilità. Certo. Io non ci credo ai centri di riferimento del Kaiser che continuano a dire, per non usare un'altra parola. Io ho visto, per esempio, in uno degli ospedali qui di provincia, faccio nome e cognome, Manerbio, Desenzano, un orientamento perfetto delle biopsie, e non è un centro di riferimento. A me quando mi viene a dire, ma sai, l'hanno visto per dire all'Humanitas, e allora che vuol dire? Non capito. Tanti anni fa, tanto per farvi ridere un attimo, ma il problema dico questo, capire che una cattiva biopsia o una frettolosa endoscopia significa dover ripetere l'esame, cioè i costi appunto, ci sono sempre. Sì, ma anche quando tu dicevi appunto questo problema, anni fa io ho avuto uno scontro per lungo tempo con Salvatore Cucchiara, il quale era fissato sul fatto che esisteva la colite indeterminata come entità a sé stante. In un congresso, alla fine della mia relazione, lui mi dice, però guarda, sempre questa storia tua della colite indeterminata, ma come? Io sono stato a Chicago e lì il 20% dei casi, i patologi di Chicago lo danno come indeterminata, allora devo intuire che pure i patologi di Chicago sono indeterminati. Dico, caro Salvatore, come ci sta l'imbecille a Brescia, ci sta pure a Chicago, ma che vuol dire? Lì si tratta sempre di come lavori, non perché stai a Chicago e quindi c'hai il... Capisco forse che ci sarà pure una selezione, ma da alcune cose che ho visto, pure nell'ambito della celiachia, lavoriamo molto meglio noi europei, te lo dico io, rispetto a come lavorano gli americani. Per esempio, loro non fanno le biopsie del bulbo, tanto per dirtene una. Lo so. Lo sai, però basta che si chiama Murray, oppure si chiama Gwendalini, oppure qualcun altro, e non si può parlare, perché giustamente... Va bene, penso che possiamo per andare cui, a anche l'impressione che abbiamo avuto da parte dei finlandesi, mamma mia. Ah, sì. Tu li conosci meglio di me, quindi. Sì, li conosco. Maghi, non ci si può ragionare, per cui è così. Ta quando vero. Lo dicono loro, è così. Loro sono molto schematici. Noi invece abbiamo quella fantasia che ti permette di capire che se tu non capisci pure le caratteristiche cliniche, non ci puoi arrivare a fare certe. Non è detto che tutto sia nei BD, noi parleremo col problema del danno da farmaci. Sì. Va bene, Pio, ditemi. andiamo avanti? Io allora chiudo il mio microfono, vai avanti, Vincenzo. Ok, allora aspetta, metto in Sì, presentazione. andiamo avanti, forza. Ok, quindi arriviamo al problema che riguarda il clou di questo incontro, cioè problematiche istopatologiche aperte nei processi infiammatori dell'apparato gastroenterico. Ora, io ho deciso di scegliere alcune dei problemi, diciamo così, che secondo me sono abbastanza importanti. Quindi parleremo rapidamente dell'esofago di Barrett, della non celiac gluten sensitivity dal punto di vista istologico, mettendo ogni tanto dei dati clinici importanti. Coliti microscopiche, malattia di particolare, le coliti autoimmuni, le coliti eosinofili e le coliti da farmaci. Come vi ho detto prima, volutamente non ho trattato le IBD perché è un modo per ricattare Pio per poter ritornare una volta lì a Salerno e magari stare insieme e guardarci pure dei casi. Quindi partiamo, diciamo così, ipoteticamente in questo volo, in tutte le condizioni patologiche che vi ho enunciato. E quindi cominciamo dall'esofago di Barrett. Qual è il problema? L'esofago di Barrett attualmente non ha ancora una definizione precisa, perché ci sono due punti diversi di vista sul Barrett. Uno è quello dell'American College of Gastroenterology, ma che è anche quello più o meno europeo, di buona parte dell'Europa, di questa benedetta cosiddetta Europa Unita, e lo dico così perché l'altra opinione è quella, come vedete, della società giapponese e britannica, che obiettivamente si è tolta fuori dall'Europa e quindi è un'entità a sé stante. Allora, secondo gli americani, ma diciamo quello dell'Europa Unita, il concetto fondamentale è che l'esofago di Barrett viene definito
quando c'è una modificazione dell'epitelio esofageo di qualsiasi lunghezza che possa essere riconosciuto dall'endoscopista e confermato dall'istologo per la presenza di metaplasia intestinale. Quindi soltanto con la presenza di metaplasia intestinale, secondo questo concetto, possiamo parlare di Barrett. Tant'è vero che il professor Batz, ancora nel 2001, parafrasando alcune battute, diceva che presumendo una sufficiente campionamento biottico è oggi ragionevole per il patologo adeguarsi al famoso detto no goblets, no barrets. Ricordate quando un attore famoso diceva no martini, no party? E così è lo stesso. Quindi se tu hai la metaplasia intestinale, allora quella è veramente un esofago di Barrett. Inutile che ve le faccio vedere, le conoscete meglio di me, e basta chiaramente capire che ci sono anche le cellule di Paneth in alcuni casi, come pure una banale istochimica, cioè l'Alchampass, ci permette di confermare la diagnosi di esofago di Barrett. Il problema, dall'altro punto di vista, cioè quello inglese e quello giapponese, è il fatto che loro definiscono esofago di Barrett quella condizione in cui non c'è metaplasia intestinale. Quindi, se c'è una metaplasia, chiamiamola di tipo gastrico, a livello della mucosa esofagea, che come sapete è un epitelio squamoso, allora anche se non c'è la metaplasia intestinale, per loro si può parlare di esofago di Barrett. Quindi capite bene che non c'è un'unanimità. Ma innanzitutto, diciamo, il problema fondamentale è che sono stati dati per anni e anni e anni dei Barrett completamente inesistenti, perché noi patologi, la colpa è anche la nostra, non ci siamo domandati dove venivano fatte le biopsie. Perché se le biopsie vengono fatte al di sopra della linea Z, quindi nel vero esofago, allora è molto probabile che noi veramente ci troviamo in un esofago di Barrett. Ma molti casi di Barrett sono stati dati quando invece le biopsie venivano fatte a livello della linea Z, e quello non è un Barrett, è una cardite che può avere anche lì una metaplasia intestinale. Quindi se io devo scrivere che è un esofago di Barrett, voglio che l'endoscopista scriva biopsie esofagee al di sopra della linea Z. E quindi vedete alcuni esempi. Qui, per esempio, il mio endoscopista anni e anni fa aveva scritto biopsie, come vedete qui, numero 5 biopsie dell'esofago distale. E qui la vedete l'esempio su questo caso di metaplasia intestinale, che lo vedete a maggiore ingrandimento. Questo è realmente un esofago di Barrett, perché io scrivo il rapporto alla sede del prelievo, il quadro con la presenza di metaplasia intestinale è coerente con una condizione di esofago di Barrett. Ma se invece, vedete qui, mi scrive linea Z, vedete, questa è la zona di passaggio tra il cardias e la mucosa esofagea. Qui addirittura c'è l'Helicobacter pylori, qui lo vedete con l'anticorpo, ma c'era anche la metaplasia intestinale. Quindi questa è una cardite Helicobacter pylori positiva con la presenza della metaplasia intestinale. Quindi io vi suggerisco di chiedere questa precisa localizzazione topografica. Noi a Brescia, per esempio, abbiamo biopsie antrocorpo separate da quelle del cardias, separate da quelle dell'esofago. E qui inoltre anche il numero di biopsie che fanno, queste sono immagini che devo alla cortesia del professor Giorgio Battaglia, uno dei più grandi endoscopisti e gastroenterologi sul Barrett padovano, che adesso è andato in pensione, in cui vedete veniva applicato il famoso schema di, se non me lo ricordo, scusatemi, americano, lo schema di Seattle, in cui praticamente bisognava avere almeno 4 biopsie ogni 2 centimetri insieme alle biopsie della linea Z. Per esempio, questo è un altro caso, vedete, che è stato fatto a Brescia, in cui vedete l'endoscopista mi ha scritto con molta precisione biopsie fatte a 28, 29, 31, 33 centimetri dalla cavità orale e quindi dalla cavità dentaria. E quindi qui c'è una precisa localizzazione topografica. Qui vedete le biopsie come sono state ottenute. In tutte c'è una metaplasia intestinale. Quindi si trattava di un esofago di Barrett reale con una lunga estensione, perché anche qui il problema long Barrett, short Barrett, tutto dipende da dove ti ha fatto le biopsie l'endoscopista, specificando che si tratta di esofago oppure di linea Z. Però il problema più importante oggi è che il esofago di Barrett è considerato una condizione premaligna che ti predispone all'adenocarcinoma via una sequenza multistep. Quale sarebbe questa sequenza? Vedete, reflusso, che a un certo punto determina l'esofago di Barrett con la presenza
della metaplasia intestinale e poi il punto di non ritorno è la displasia, perché poi il punto successivo è chiaramente quello del cancro. E noi guarderemo rapidamente il problema della displasia, cioè nel passaggio tra mucosa normale e cancro, cioè quando queste cellule infiltrano la lamina propria, hanno superato la membrana basale della ghiandola, noi abbiamo questa condizione che è la displasia, che più o meno poi dal punto di vista morfologico è uguale in tutto l'apparato gastroenterico. Ora, come definiamo la displasia? È una trasformazione inequivocabilmente neoplastica dell'epitelio che esclude qualsiasi modificazione reattiva. Questo non la sto dicendo io, ma addirittura un'autorità come Robert Hozze. Perché? Perché c'è stata una alterazione, una mutazione di uno o più cloni del DNA che rendono queste cellule neoplastiche, quindi le predispongono all'infiltrazione e quindi alla malignità. Quindi la definizione corretta di displasia qual è? L'espressione istologica di un danno del DNA che precede la malignità e che talvolta nel Barrett la può vedere soltanto il patologo. Quindi vi è un passaggio tra questa condizione da mucosa normale a cancro. Perché vi sto dicendo questo? Perché in alcuni lavori si dice addirittura che c'è il passaggio tra mucosa normale e cancro. Io non ci credo, perché tu vedi semplicemente la parte di un tutto. Che ne sai che più là non c'era la displasia, o prima ci fosse stata la displasia? Non è che stai 24 ore su 24 lì sull'esofago a capire quando è il passaggio. È chiaro che a un certo punto tu lo puoi trovare infiltrato e in altre condizioni non trovi l'infiltrazione e quindi lo devi chiamare displasia. Questa, vedete, è la sequenza che ci dovrebbe essere nel passaggio tra l'esofago di Barrett, il cancro, e questa è la condizione della displasia. Perché sottolineo molto la displasia? Perché se vogliamo evitare un intervento chirurgico è necessario intervenire in questa fase dal punto di vista endoscopico. Oggi, con i mezzi che hanno a disposizione gli endoscopisti, si può fare l'endoscopic su mucosal dissection, ne potremo parlare più avanti perché sennò sarebbe troppo lungo il discorso, però questa ti permette di prevenire l'eventuale trasformazione francamente neoplastica. E attenzione però, quando parliamo di displasia, perché c'è ancora oggi una congerie di definizioni che secondo me non sono corrette, anche per tutte le classificazioni che ci sono, la classificazione di Vienna, della WHO e così via. A casa mia, nel Barrett, nello stomaco, nel piccolo intestino, io parlo di displasia quando le alterazioni citologiche sono localizzate nel contesto della ghiandola, non superano la membrana basale. E lì sono d'accordo con un maestro come il professor Rugge, che ha coniato questo termine di NIN, non infiltrative intraepithelial neoplasia. Perché? Perché mi dice che quella è realmente una displasia che non ha superato la membrana basale, quindi non è venuta a contatto con i vasi linfatici, quindi può aver dato metastasi. È inutile che io vi parli poi dell'early gastric cancer. Nel colon invece voi sapete meglio di me che sia che le strutture ghiandolari siano displastiche, sia che le cellule abbiano infiltrato la lamina propria, non c'è potenzialità metastatica, perché qui non ci sono vasi linfatici e quindi se io descrivo che è tutto al di sopra della muscularis mucose, non c'è potenzialità metastatica. E ancora oggi io mi rifiuto di scrivere adenocarcinoma, preferisco utilizzare il termine di displasia severa. Chiunque me le venite a dire, benissimo, ma io mi prendo la responsabilità, perché parecchie volte scrivendo adenocarcinoma ho visto dei pezzi operatori su cui poi non c'era niente. E quindi la colectomia era stata inutile in quella determinata zona. Quindi displasia mi fa prendere la responsabilità di dire che quella condizione non è potenzialmente metastatica. Quando ha superato la muscularis mucosa, quello sono d'accordo, quello è un adenocarcinoma oppure un adenoma cancerizzato, come voi sapete meglio di me. Ed inoltre un altro concetto, la displasia è un processo neoplastico. Non può regredire. Io non ci credo a queste benedette forme di displasia di tipo reattivo. Quello non è mai stata displasia. Com'è che non va avanti? Ma perché si fa la terapia, ho capito. Però la vera displasia rimane lì. O tu la togli, quando uno mi dice, ma come, tu sottolinei anche di intervenire la displasia di basso grado? Certo, che vuoi, che diventi una displasia di alto grado, addirittura un cancro, dove poi non puoi più intervenire endoscopicamente. Se io ti posso prendere quando sei piccolo, quando un millimetro, due millimetri, tre millimetri, molto meglio, perché permetti anche la valutazione molto più precisa, perché sulla biopsia io posso anche non vedere la zona di alta di displasia di alto grado oppure di infiltrazione. Questo lo dico perché ci sono dei lavori di giapponesi
e anche del mio amico qui Michael Fitt, che qui vedete è il secondo nome, in cui si dice che c'è una regressione del Barrett, addirittura dell'alto grado di displasia che torna al basso grado, addirittura all'esofago di Barrett normale. Questo lo dicono loro, io non ci credo, perché secondo me è soltanto un problema di campionamento. Se io ho la displasia, io me la voglio togliere, perché non voglio andare avanti e avere un cancro. Tanto è vero che prendo spunto da questa affermazione che si diceva, ad esempio, tanti anni fa, questo generale americano Sheridan, qui si diceva che i soli indiani buoni che ho visto erano quelli morti, che poi era divenuto il solo indiano buono che conosco e l'indiano morto. Poi pare che non sia stato lui, ma sia stato questo questo onorevole americano Kavanaugh, il quale diceva: io non ho mai visto in vita mia un indiano buono, tranne quando ho visto un indiano morto. E lo dico la stessa cosa per quanto riguarda la displasia. Quella vera va eliminata, io la voglio vedere morire, perché sennò con il campionamento che può essere irregolare, che non ti prende sempre la stessa zona, tu ti potresti ritrovare un giorno con una displasia di altro grado o con un cancro, che è una cosa molto più grave. Voi sapete meglio di me che sono molto più aggressivi quelli di quella regione. Infatti il problema più importante che noi abbiamo noi patologi è soprattutto nell'agreement sulla displasia di basso grado, ed in effetti vi faccio vedere questo lavoro fatto da patologi olandesi, i quali hanno praticamente un database estremamente esteso e soprattutto possono valutare tutti i casi che avvengono nella lazione, in cui vedete erano stati visti 110 casi di esofago di Barrett con displasia di basso grado. Qui lo vedete, questi 110 casi sono stati rivisti da due patologi esperti dal punto di vista gastroenterologico, e guardate, 87 casi non avevano la displasia, 13 casi sono stati definiti come indefiniti per displasia, soltanto 10 casi su 110 avevano una displasia di basso grado. Questi casi sono stati seguiti per un follow-up di 42 mesi e guarda caso, nessuna displasia laddove non c'è mai stata, neanche in quella indefinita, era quindi un problema reattivo. Quali sono andati avanti? Soltanto i pazienti con la displasia di basso grado, che avevano quindi il passaggio verso una displasia di alto grado o verso un cancro. Questa è una piccola esperienza che abbiamo fatto con la SIGE, la Società Italiana di Gastroenterologia Italiana, che aveva messo a disposizione la possibilità di far rivedere dei casi di Barrett definiti displastici da parte di quattro esperti, il professor Fiocca, Rugge, Matteo Cornaggia e me. Io praticamente ho avuto una serie, scuso che questa qui si è bloccata, abbiate pazienza un attimo, perché probabilmente non ho messo bene l'animazione. Comunque io ho rivisto praticamente questi casi qui, una parte di questi casi, ben 32 pazienti, vedete, e in questi casi, vedete, soltanto su 25 casi non è stata confermata neanche la diagnosi di displasia. Vedete, la displasia di basso grado è stata confermata soltanto nel 16% dei casi, quindi su 32 casi in 25 io non ho confermato la diagnosi di displasia di basso grado. Quindi il concetto fondamentale, scusatemi se sto facendo questi movimenti, è che quando avete dei dubbi, come dicono anche adesso le linee guida, è meglio far rivedere il preparato ad un secondo patologo, magari più esperto, come vi ho detto prima, che ha fatto più errori. Un esempio è questo lavoro che abbiamo fatto recentemente con il gruppo Bolero, cioè praticamente noi abbiamo ricevuto tutta una serie di casi, li vedete, in cui avevamo scannerizzati le ematossiline eosine, la P53, e il problema più importante dove è stato? Soprattutto nella displasia di basso grado. Mentre nella displasia di alto grado l'agreement era fino al 70-80%, nel caso invece della displasia di basso grado soltanto il 42% era unanime nel poter dire che era d'accordo sul grado della displasia. Ve ne faccio vedere un caso, vedete, questa è una biopsia, una macrobiopsia su una ESD, in cui noi abbiamo praticamente l'aspetto della displasia di basso e alto grado.
lo faccio vedere a maggiore ingrandimento. Questa a casa mia è una displasia di basso grado. Uno mi dice sempre, ma quali sono i criteri? Innanzitutto, vedete, queste ghiandole sono addossate tra di loro, non sono fuse tra di loro. Inoltre c'è una pluristratificazione nucleare e i nuclei, vedete, sono ipercromici. Inoltre, come vi dicevo prima, tutto è contenuto all'interno della stessa ghiandola. Nella displasia di alto grado, nella mia esperienza, quello che è importante è la valutazione citologica. Mo parlo di fronte a un maestro come Pio Zeppa, in cui praticamente, vedete, i nuclei vescicolosi, quelli sono importanti, perché questi mi stanno ad indicare che ci troviamo di fronte ad una condizione di alto grado, anche questa contenuta all'interno della struttura ghiandolare. Queste, in poche parole, sono i criteri della displasia di basso e alto grado. Ora, la P53 va bene, è molto utile, però deve avere una positività di questo tipo. Però ditemi anche voi, quando uno l'ha vista istologicamente, e la prima valutazione la si fa sull'ematossilina eosina, la vecchia cara, la signora a cui tutti ci dobbiamo basare, perché la P53, voi lo sapete molto meglio, soprattutto in questo periodo che aumenta la temperatura, può dare delle false positività. Tant'è vero, come nel caso del colon, si dice o è tutto positivo o è tutto negativo. Alla fin fine io consiglio sempre di fare la valutazione sulla normale e vecchia ematossilina eosina. Questa è la mia esperienza personale. Noi abbiamo seguito 647 casi dal 2000 al 2012 e abbiamo avuto 110 casi con metaplasia di tipo gastrico, cioè non c'era metaplasia intestinale, mentre invece 537 casi con metaplasia, qui dipende, ripeto, sempre dal campionamento del cosiddetto protocollo di Seattle, però posso anche capire che molte volte gli endoscopisti non ci riescano, perché chi è stato in sala endoscopica sa che dopo le prime biopsie il campo si riempie di sangue ed è molto difficile poter fare tutta quella serie di biopsie, però quelli che hanno sviluppato displasia e cancro, 70 casi, erano soltanto quelli in cui c'era la metaplasia intestinale. Lo potete leggere su questo lavoro del 2016, cui appunto abbiamo messo questo elemento fondamentale, cioè che il vero Barrett è quello della metaplasia intestinale. Dove ti devi preoccupare? Soltanto quando c'è la metaplasia intestinale. Quello è il vero Barrett che va seguito, perché in effetti può evolvere in senso displastico e neoplastico. L'altro problema, andando un pochino più giù, scendendo piano piano, è questa cosiddetta non celiac gluten sensitivity. Qual è il problema? È che noi dovremmo essere subito tagliati fuori, perché innanzitutto, per definizione, la non celiac gluten sensitivity, oppure la non celiac wheat sensitivity, come si dice adesso, è quella condizione in cui un soggetto ha dei sintomi molto simili a quelli della celiachia, in cui però è stato esclusa la positività dei dati di laboratorio, transglutaminasi, anticorpi antiendomisio e magari addirittura l'HLA. Qui l'unico dato di laboratorio che può essere positivo è quello praticamente della gliadina, degli anticorpi antigliadina. E comunque proprio a Salerno, e ci tengo a dirlo per merito della professoressa Ciacci, è stata fatta una consensus mondiale in cui si è stabilito quali sono i criteri clinici che sono soprattutto basati, e la Carolina mi potrà correggere, sulla dieta. Cioè devi mettere il paziente a dieta glutinata e vedere se questi sintomi, che possono essere tra i più variati, sia addominali, ma sia anche al di fuori, stanchezza, mal di testa e così via, scompaiono, per poi vederli ricomparire quando si reintroduce il glutine. Per quello che ci riguarda come patologi, vedete, si dice che la mucosa duodenale è perfettamente normale. Qui noi siamo completamente inutili. In realtà io non è che sia così d'accordo, perché questo che vedete qui è un villo che è stato trattato con immunistochimica per il CD3. Voi sapete che il valore normale dei linfociti T non deve superare i 25 per 100 cellule epiteliali. Il valore di 40 è superato da tanto tempo, perché in effetti la valutazione che ha fatto il professor Dixon ed altri, e anche Veres, dimostra in più lavori che il valore normale è 25. Possiamo avere un range tra 25 e 30, però al di sopra di 30 siamo sicuramente in una condizione francamente patologica. Altro problema, molti mi dicono, soprattutto i cari patologi americani, chi è stato in Spagna all'ultimo congresso
al penultimo congresso della Società Europea, sa che in effetti c'è stato un piccolo scontro tra me e la professoressa Yandis, perché lei sostiene che basta contare i linfociti T con le ematosserine eosine. Gli ho detto liberamente che io non sono d'accordo, tu puoi fare quello che vuoi, io no, perché in molti casi stavo sbagliando la diagnosi, perché avevo fatto la valutazione rapidamente sulle ematosserine eosine, quando poi mi è arrivato il CT3 il quadro era completamente normale. Quindi io lo consiglio, fatelo, soprattutto quando non c'è atrofie. Ed in ogni caso, se non c'è l'incremento dei linfociti T, pensate a qualcos'altro. Comunque, nel caso della non celiaca gluten sensitivity, il numero dei linfociti T è normale, però, quindi 25% cellule epiteliali, però tendono a distribuirsi in più punti sotto forma di piccoli cluster. Vedete qui, io ho messo qualcuno più evidente di 4-5 di questi elementi linfocitari che si vedono molto meglio. Qui vedete un altro esempio. Chiaramente i linfociti vanno contati soltanto nell'epitelio di rivestimento superficiale e qui vedete anche la differenza dell'orientamento della biopsia. Vedete, questa è perfettamente orientata, in cui i nuclei sono disposti uno vicino all'altro, ma qui l'ho messa a posto. Vedete quanti nuclei si sono sovrapposti perché non perfettamente orientati, e lì potete avere una falsa valutazione. E qui vedete però c'è un aggregato che in effetti è un'altra caratteristica. Altro elemento fondamentale è la disposizione lineare dei linfociti T alla base della mucosa. Ve lo faccio vedere a maggiore ingrandimento. Questa è la disposizione lineare, che certo potete trovare pure nella celiachia, per carità, però lì avete anche un incremento patologico dei linfociti T. Ci sono molti lavori in cui questo numero dei linfociti è estremamente variabile. Personalmente, nella mia esperienza, devo dire, a fronte di casi ben studiati clinicamente e laboratoristicamente, questi sono due elementi importanti. Il terzo elemento che io all'inizio non avevo ben valutato è la presenza degli eosinofili. Queste sono cellule che, secondo me, lo vedremo pure nella colite eosinofila, avranno sempre più un ruolo importante in differenti condizioni patologiche. Vi inviterei a leggere un bellissimo articolo del 2012 in cui si dice proprio come testo, come titolo dell'articolo, eosinofili da innocent bystanders to offenders, da innocenti spettatori a elementi cellulari che attaccano, che sono cioè patologici. Nel caso della non celiaca gluten sensitivity, voi li trovate aumentati e qui il valore deve essere almeno 5 per campo di visione a 40 per, se no no, siamo in una condizione di normalità, e soprattutto li trovate alla base della mucosa, tra la muscularis mucosa e il fondo delle ghiandole. Quando voi ne trovate più di 5, in 5-6 campi, assieme a quello che vi ho detto prima per i linfociti T, questa è una diagnosi corretta secondo me, o quantomeno potete proporre la condizione di intolleranza alimentare più verosimilmente correlata a non celiaca gluten sensitivity. Questa è la prima lettera che ho scritto a commento di un lavoro di un altro grande gastroenterologo, il professor Carroccio, che è un'autorità nel campo della non celiaca gluten sensitivity. E questo è l'ultimo lavoro che abbiamo prodotto, in cui abbiamo studiato tutta una serie di casi che erano stati però valutati con i criteri di Salerno. Cioè, quindi noi... Si è staccato il microfono. Okay. Vincenzo, si è staccato l'audio. Il telefono non ha risposto. Mi senti adesso? Sì, ora sì. Puoi tornare una diapositiva dietro? Certo. Okay, scusa. Andiamo indietro, se questo ci va. Aspetta che esco. Mo si è impallato il mega computer. Il mega schermo. Perché non vai indietro questo? Si è bloccato un attimo. Vabbè, non preoccuparti, dai, allora continua, tanto ti sentiamo. Va bene, sì. Capito, ma non va manca... Aspetta un attimo. Sì, va. Eccolo qua.
Allora, aspetta, torniamo un attimino indietro, ecco qua. Dove eravamo arrivati? Agli eosinofili, no? Ok, quindi vi stavo dicendo, gli eosinofili sono molto importanti. Il criterio è quello di almeno 5 per campo di visione a 40 per in 4-5 campi nelle biopsie che avete a disposizione. Questo è il lavoro che abbiamo pubblicato su Virco e quindi lo potete leggere tranquillamente e vi ripeto, erano casi diagnosticati con i criteri di Salerno. Quindi riassumendo, noi abbiamo dei villi normali con un numero di linfociti T normale ma disposti sotto forma di piccoli cluster nell'epitelio di rivestimento superficiale di 3, 4, 5 elementi cellulari, disposizione lineare alla base della mucosa e in più l'incremento dei linfociti T. Questi sono i tre criteri che dal mio punto di vista mi permettono di poter dare un ulteriore aiuto al clinico a conferma della situazione di non celiac gluten sensitivity. Io per carità mi rendo conto che ci vogliono altri lavori a conferma, per esempio già c'è stata una diatriba con la mia amica Arzu Enzari che ha fatto un lavoro sul numero dei linfociti T e diceva che lei non lo vedeva, però stranamente io le ho ribattuto, i tuoi casi però non sono stati diagnosticati con i criteri di Salerno, quando l'avrai fatto vedrai che probabilmente te lo ritrovi. Non vorrei poi ritrovarmi nella situazione di questa frase che devo essere onesto ho rubato al professor Risio, quale diceva tu lavori una vita per dimostrare qualcosa e ti dicono che non è vero, poi tu dimostri che è vero e ti dicono vabbè ma tanto non è importante come già hanno fatto e poi tu documenti che è importante e ti dicono ma sì ma tanto lo sapevamo già da tanto tempo. Altro problema. Un attimo, scusami Vincenzo, prego, prego. Perché uno dei problemi che secondo me da clinico no, ti devo dire che se sì. È necessario fare le biopsie duodenali ben fatte quando il celiaco è a dieta con glutine, lo è sì. Ancora di più in questi pazienti. Questi certo. Pazienti da soli, perché sentono il parrucchiere, perché parlano con qualcuno, perché fanno le Brava. Prove, si mettono a dieta senza glutine e poi le tue amiche per il mondo possono dire quello che vogliono perché la qualità della selezione del paziente iniziale è determinante in quello che tu voi potete vedere. Cioè è difficilissimo avere un paziente con non celiac gluten sensitivity che si fa un'endoscopia naive, capito? Certo, certo. Senza aver iniziato la dieta. Molto guarda, difficile. Quello che hai detto... dimostra, guarda, la tua grandezza, ma non ti voglio fare un complimento. Sì. E quello che hai detto, no, no, è la verità. Perché molta gente va, come hai detto tu, dal parrucchiere, si mette a dieta per cazzi suoi, perché fa bene. Per esempio, se voi leggete il libro di Djokovic, no? Il tennista, sì, sì. Lui è un intollerante al glutine e guarda caso è diventato un numero uno. Tanta gente ha letto quel libro e mi è venuto a dire, ma sì, ma io mi sono messa a dieta, sto meglio. Certo, però così vai a inficiare tutto il quadro. Perché dopo non si riesce più a capire se tu sei celiaco oppure hai qualcos'altro. Perché tu me lo insegni, la transglutaminasi deve essere fatta in modo naivo, perché sennò ci possono essere quelle sovrapposizioni che poi non ti portano a fare una diagnosi precisa. E tu puoi rimanere silente pure per anni e anni e anni. In questo, un altro maestro come... aiutami, quello di Baltimora, Fasano, Alessio Fasano, ha paragonato la malattia celiaca al camaleonte, perché in effetti ha un'estrema variabilità. Com'è che ci stanno bambini che all'età di un anno, due anni hanno già la celiachia con tutti i quadri e altri invece non ce l'hanno, la mostrano a 40, 50, addirittura noi abbiamo avuto dei casi a 70 anni che non sapevano di averlo. Record, 99 anni, è morto a 103. Sì. Vedi? Almeno gli avevi fatto campare quegli altri 3-4 anni. Ah no, non sono stata io, è stato il nipote che lavorava in un ospedale pediatrico, le ha fatto i prelievi a casa e l'ha portato, come spesso facciamo noi medici, l'ha portato in laboratorio suo a farlo testare. Siccome era un laboratorio pediatrico, hanno applicato uno di quei pannelli, sai, di esami già preformati. L'hanno certo. messo dentro e c'erano dentro gli antitransglutaminasi che erano altissime. E bene. Quindi, per puro caso, per una diarrea... caso la necessità. Oh, l'altra cosa che volevo dire, per esempio, sul problema del bulbo duodenale, quello è molto importante. Io devo dire che questa esperienza l'ho fatto con i colleghi di Trieste, col gruppo che tu conosci, di Tarcisio Not. Questa, vedete, per esempio, è la biopsia del bulbo duodenale di un bambino di 6 anni. Mo, siamo tutti d'accordo che c'è un'atrofia. Vi ho fatto vedere pure il CD3 perché qui lo vedete meglio di me, a maggior ingrandimento c'è un incremento patologico, quindi uno che vede una condizione di questo tipo dice sicuramente questa è una celiachia e lo vedete qui,
anche qui a maggiore ingrandimento, proprio il numero aumentato dei linfociti T. Un quadro, che ci tengo a fare una piccola parentesi, può essere sovrapponibile a quello da danno di olmesartan, un danno da farmaci. Chi piglia l'olmesartan e farmaci simili può avere un'atrofia dei villi che mima completamente una celiachia, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto nelle persone di una certa età. Però la peculiarità di questo caso è che le biopsie del duodeno distale sono queste qui, vedete? In cui i villi sono perfettamente normali e non c'era un incremento dei linfociti T. Questo quindi ci aveva la malattia celiaca nel bulbo duodenale. Questo mi conferma che la malattia parte di là e poi si può estendere. Chiaramente dipende dal momento in cui vai a fare la biopsia, dal timing della biopsia. E poi abbiamo fatto proprio un lavoro che abbiamo poi pubblicato con l'aiuto di, appunto di Tarcisio, in cui confermiamo la necessità di fare le biopsie del bulbo duodenale. Qui lo vedete su gastrointestinal endoscopy, in cui abbiamo fatto un lavoro in cui loro valutavano addirittura pure i depositi di IgA in immunofluorescenza, io l'istologia e l'immunoistochimica, e in più casi abbiamo dimostrato che le biopsie del duodeno distale erano negative, mentre invece quello del bulbo erano positive, e questo va contro un lavoro che abbiamo pubblicato tanti anni fa io e il dottor Ravelli, in cui diceva che le lesioni più severe erano nel duodeno distale. Tanti anni fa era un errore, perché in effetti dipende molto dal timing della biopsia e soprattutto di rispettare le linee guida, fare cioè sempre bulbo e duodeno distale. Vincenzo, perdonami, ti voglio dire cosa. Non è un errore, secondo me, perché tanti anni fa noi vedevamo delle celiachie completamente diverse, cioè celiachie che duravano da anni e che probabilmente avevano una distruzione in senso proprio topografico completamente diversa. Io vedevo cose che adesso non si vede più, cioè adesso non hai sintomi, ti vai a fare il test, c'è lo screening familiare, ti vai a fare il test, altre lesioni come la dermatite herpetiforme non si vedono più, perché probabilmente non abbiamo più quei quadri, quindi forse avevi ragione in tutti e due i casi, era semplicemente la selezione dei pazienti diversa. Certo, però voglio dire, in questo caso qui c'è proprio la dimostrazione che rispettare le linee guida ti può portare a tirare fuori dei casi che molta gente non avrebbe negativo. Ho una paziente a cui abbiamo dovuto fare è arrivata a noi alla terza biopsia, e in realtà aveva una lieve positività e delle biopsie distali, duodeno distale, completamente negative, ma 4-6 fatte bene, aveva obesa, aveva una patologia del solo bulbo duodenale. Quindi bisogna, rispettando le regole si arrivano, ma per esempio, posso dirti un altro esempio, per esempio nell'ABD, oggi stanno saltando fuori tanti casi di cecal patch, in cui tu hai la malattia nel retto e nel sigma, per dire, tutto il discendente trasverso e ascendente sono perfettamente normali, la malattia ricompare nel cieco. E non è un Crohn quello. Stanno venendo fuori sempre più casi di questo tipo, e sono sempre delle coliti ulcerose, non delle malattie di Crohn. Comunque, questo per non entrare nell'ABD. Centriamo invece un pochino nel colon con il problema della malattia diverticolare. Qual è il problema? Che questa è una condizione che sta aumentando sempre di più nelle persone di una certa età. Io, per esempio, secondo il mio endoscopista, avrei ben 30 diverticoli, però sono superficiali. Comunque è una condizione che aumenta soprattutto nei paesi più sviluppati, vuol dire oltre i 60 anni, e che però si può manifestare o non ha sintomi, come per fortuna non ho io, ma si può manifestare con dei dolori, con delle alterazioni della motilità, ma anche con delle emorragie oppure dei quadri abbastanza acuti che portano poi il paziente all'intervento chirurgico. Ora, qual è il problema? Che questo lavoro di Lidia Macapugai tanti anni fa, nella edizione di Diverticular Disease Associated Chronic Colitis, faceva vedere che uno degli elementi importanti, su questo devo dire anche il mio maestro, il professor Talbot, lo sottolineava spesso, c'è questa dilatazione cistica delle ghiandole. Fateci caso, nei soggetti che hanno malattia diverticolare, perché magari molto spesso l'endoscopista non vi dice che c'è, abbiamo questa dilatazione cistica della ghiandole
in assenza di altre alterazioni oppure della presenza di osteociti schiumosi nel retto, perché è concomitante un prolasso della mucosa rettale. Però questo elemento morfologico nel lavoro della Macapugai si associava, vedete, a un disturbo ghiandolare, architetturale, e in più alla presenza di plasmocitosi basale, che voi sapete meglio di me sono le caratteristiche tipiche della IBD. Oggi la plasmocitosi basale viene messa dalla ECO al primo punto, però nella malattia diverticolare, vedete, me l'ho messo insieme, queste sono delle immagini che devo a un grande studioso della malattia diverticolare, di cui mi perdonerà lui, ma non me lo ricordo più il nome, so che è pugliese, di Andria, forse Caterina se lo ricorderà, e ma che comunque, vedete, com'è? Andriulli? Com'è? Andriulli? No. No, non è Andriulli, è un altro, mi verrà in mente mentre continuiamo a parlare, ve lo faccio sapere. Comunque, vedete, abbiamo dei quadri in cui abbiamo gli ascessi criptici, abbiamo addirittura l'infiammazione granulomatosa, la presenza di plasmocitosi basale, e quindi tutti i quadri che ci possono portare ad un problema di diagnosi differenziale. Ora, con il gastroenterologo, si chiama Antonello Tursi, ecco, mi è venuto in mente. Comunque, con il gruppo del GRIMA, di cui, vedete, il primo autore qui è il Rosario Cuomo, che adesso sta a Caserta, è un caro amico, avevamo fatto questa consensus, altro patologo con me era il professor Roberto Fiocca, in cui innanzitutto si è definito con precisione la terminologia. Cioè, questa deve essere definita come colite segmentaria associata a malattia diverticolare. Quindi è giusto scrivere SCAD. Io vi aggiungo ancora di più, se è in fase attiva o in fase di remissione. Il concetto fondamentale è che però la SCAD è limitata a segmento del sigma, non interessa la mucosa rettale, e quindi è fondamentale avere delle biopsie del sigma e del retto, come vi facevo vedere prima. Se ci sono anche quelle del discendente, meglio ancora. Però questo è fondamentale. Ve lo faccio vedere, un caso pratico. Un uomo del 1947, vedete, dolore addominale, SOF positivo. Questo è il referto endoscopico in cui mi dice, nel materiale che mi ha mandato, dove ha fatto le biopsie, vedete, ascendente, discendente, poi sigma prossimale, sigma distale e retto. E lui stesso scrive, lo dico, lo faccio vedere, il dottor della casa, è un endoscopista qui dell'ospedale civile, scrive già colite segmentari in malattia diverticolare. Scusate questo inglese, ma questo l'avevo fatto vedere poi a Bilbao, sto caso, e quindi dovevo metterlo per i non italiani. Comunque, questo è l'aspetto endoscopico. Vedete, non è che ci sia un grande aspetto di quei diverticoli molto grandi con un grande, diciamo così, orifizio d'entrata che spesso si vedono. Sono abbastanza superficiali. Però vedete le biopsie. Questo è il sigma prossimale. Mo' al di là dell'orientamento, che non è proprio perfetto, però sfido chiunque, tra tutti i colleghi che ci stanno seguendo, andando avanti, vedete, a maggiore ingrandimento, notate che c'è una componente flogistica notevole, con un disturbo architetturale, ci sono dei fenomeni di criptite e addirittura degli ascessi criptici. In più, lo vedete anche voi, plasmocitosi basale frammista di eosinofili. Boh, se uno vede soltanto queste immagini qua, dovrebbe dire, beh, effettivamente potrebbe essere una colite ulcerosa. Come si risolve il caso? Con le biopsie tenute separate del sigma e del retto, ma anche nello stesso filtro, purché ci sia quel famoso becco di Clarin. Vedete anche voi qui le biopsie, non c'è più quella flocosi. È notevolmente diminuita, non c'è aggressione sulle strutture ghiandolari, c'è un minimo di prolasso mucoso, quindi questa è una colite segmentaria associata a malattia diverticolare. Quindi dobbiamo pretendere che le biopsie si facciano sempre a livello del sigma e del retto quando c'è il problema della malattia diverticolare. Volete sapere come ho risolto il problema? Con un endoscopista giovane che continuava a farmi solo le biopsie del sigma, l'ho chiamato e dico, ma scusa, perché non fai le biopsie del sigma e del retto separate? E io almeno riesco a capire. Ma dai, mi sono dimenticato, poi non è così necessario. Ah no? Guardi, la prossima volta vengo su da te, prendo io il colonoscopio e te lo ficco in quel posto lì. Poi dici, perciò io ho un brutto carattere. Però, altro problema che noi abbiamo come patologi, in cui però si valorizza il ruolo della valutazione istopatologica, è quello delle coliti microscopiche. Qual è il problema? Lo faccio vedere seguendo quelle che sono
le linee guida che abbiamo messo in campo con questa review, in cui il primo autore è Cord Langener, ma però vedete ci sono degli autori appunto come Karel Gebos, Gabriel Becheanu e tanti altri amici che fanno parte anche del gruppo delle coliti microscopiche europee. Innanzitutto noi dobbiamo avere ben chiaro che è necessario avere i dati clinici precisi, perché vedete, innanzitutto il termine di colite microscopica è un termine, un umbrella term, come avevamo definito con il professor Gebos, perché comprende due entità, la colite linfocitica e la colite collagena. Uno che vi scrive colite microscopica, se non specifica che è una linfocitica o una collagena, commette un errore. Comunque, vedete, queste malattie sono caratterizzate da una storia clinica di diarrea acquosa, non con presenza di sangue. Inoltre, un aspetto endoscopico normale o quasi del tutto normale e soprattutto però che ha un pattern istologico ben preciso. Quindi è un paziente che già clinicamente deve far pensare ad una condizione di questo tipo, diarrea continua, diarrea acquosa, fino a 14-15 scariche al giorno. Come vi ho detto prima, abbiamo due entità, o la colite collagena o la colite linfocitica. Alcuni lavori dicono che sono due aspetti di una stessa medaglia, può essere anche vero, però a tutt'oggi noi abbiamo il dovere di dire, guarda, è una colite collagena, no, è una colite linfocitica, e non utilizzare soltanto il termine di colite microscopica. Ve lo dico perché in vari congressi li ho detto, anche di fronte a certa gente, che però ha continuato in questa espressione di sola colite microscopica. Ora, nel caso della colite collagena, la diagnosi è basata fondamentalmente sull'ispessimento della banda connettivale sotto l'epitelio di rivestimento superficiale, che deve essere superiore a 10 mm. Mo che uno lo vada a misurare, io non l'ho mai misurato, onestamente, perché già si vede quando c'è un ispessimento della banda connettivale. Per esempio, lo vedete qui, questa è la normale ematossilina eosina, sotto l'epitelio di rivestimento superficiale c'è un ispessimento di questa banda connettivale che talvolta può essere coperta da una componente infiammatoria, però se c'è, si vede. Inoltre, non c'è disturbo architetturale, non c'è plasmocitosi basale e trovate un grande numero di plasmacellule ed eosinofili. Qui lo vedete a maggiore ingrandimento, basta fare una buona tecromica di Masson, altri utilizzano altre colorazioni istochimiche, però in effetti questo ci permette di ben valutare la presenza dell'ispessimento della banda connettivale sotto l'epitelio di rivestimento superficiale. La colite linfocitica, invece, che è stata descritta nel 1989 da Lazenby, si caratterizza, oltre per lo stesso aspetto clinico, per un incremento dei nostri amici T, linfociti T, soprattutto nell'epitelio di rivestimento superficiale, con un valore, vedete, che deve essere superiore a 20% cellule epiteliali. Questo è un elemento molto importante nella diagnostica di questa condizione, che è vero, si può fare già sulla ematossilina eosina, e ad esempio voi trovate dei linfociti T anche nelle cripte ghiandolari, però il concetto fondamentale è che lo dovete trovare soprattutto nell'epitelio di rivestimento superficiale. Qui lo vedete a maggiore ingrandimento. Però in questo caso, che cosa costa fare una immunistochimica col CD3? Uno si mette l'anima in pace, perché molto spesso in questi casi non si riesce bene a valutare il numero. Fate una banale CD3 e chiunque di voi può dire che qui dentro c'è un incremento patologico dei linfociti T. È vero poi che nel corso degli anni sono state descritte tante possibili varianti, ma non ve l'ho messe un caso particolare che avevo visto per ragioni di tempo. Però questa bellissima review di Chang fa vedere questo schema in cui si dice, per esempio, nella colite collagena abbiamo la forma membranosa, molto simile a quella della colite pseudomembranosa, e devo dire che è vera. Può essere associata anche all'impiego di farmaci, come vedremo fra un po', oppure con cellule giganti, oppure IBD-like, che qui è l'abilità del patologo a dover dire no, guarda che non è un IBD, ma è una colite collagena. Come pure la colite linfociti, come vi dicevo prima, la colite criptica, cioè quando trovate anche dei linfociti T, però ci devono essere anche nell'epitelio di rivestimento superficiale. Comunque sono tutte variabili, l'importante è che uno dica al clinico e metta nel suo referto chiaramente, guarda, è una colite collagena, no, è una colite linfocitica. Perché? Perché la stragrande maggioranza dei casi è dovuta ad abuso di farmaci. Per esempio,
questo bellissimo lavoro di Oleson su 199 pazienti fa vedere che la stragrande maggioranza era dovuta all'impiego di farmaci, di clopidine che è antiaggregante, il lansoprazolo. Tantissimi, milioni di gente oggi prende il Lansox, voi sapete che è un inibitore di plomba, la sivastatina, per esempio, che abbassa il colesterolo, per esempio il Questran pure, che viene dato molto spesso per ridurre la diarrea, però può avere degli effetti collaterali. La sertralina, mia moglie è una farmacista, io non sapevo mai che era la sertralina, è un antidepressivo, e appunto chi ne prende tanto può avere la comparsa di queste forme di colite microscopica, come pure vedete il chetoprofene, la paroxedina, la carbamazepina e così via. Questi autori spagnoli, per esempio, fanno vedere come l'impiego dei farmaci antinfiammatori non steroidei, chi è che non piglia i farmaci antinfiammatori non steroidei, chetoprofene e tanti altri che voi conoscete meglio di me, possono determinare la comparsa della colite collagena, mentre invece la sertralina di cui vi parlavo prima può essere una condizione correlata a colite linfocitica. Soprattutto quest'ultima deve essere ben valutata, perché si può associare a malattia celiaca, come pure la colite collagena. Per cui il gastroenterologo, quando riceve una diagnosi di questo tipo, dovrebbe quantomeno fare una transglutaminasi per escludere una concomitante malattia celiaca e quindi un malassorbimento. Altro problema che abbiamo è quello di quante biopsie si devono fare, perché c'è una corrente di pensiero in questa affermazione che vi sto facendo vedere, che dicono che basterebbe soltanto le biopsie del sigma retto. Non è vero. Io sto lavorando con dei patologi danesi e abbiamo dimostrato che in molti casi la diagnosi non si fa perché non ci sta a livello del sigma retto, quindi bisogna ritornare a quella schema che vi facevo vedere prima, cioè biopsie su tutto l'ambito, perché la potete trovare nel colon destro, ma anche nel colon sinistro. Vedete, oltre il 40% di questi casi non vengono diagnosticati. E poi nei casi dubbi, ma perché non ti confronti con un altro? Perché poi il problema qual è? È la terapia. Se questi soggetti effettivamente hanno un abuso di quei farmaci che vi ho fatto vedere, togliendoli piano piano, perché non è immediato. Certa gente è venuta a dire, ma non si toglie, e ci credo, perché non ti credo che sei una macchina che ti posso togliere il motore. Il danno è stato fatto, tant'è vero che in molti casi bisogna utilizzare la budesonide. E poi l'altro problema che abbiamo nelle coliti microscopiche oggi è la cosiddetta forma incompleta, cioè quando hai delle forme di colite linfocitiche in cui il valore è inferiore a 20 e lo spessore della banda connettivale è inferiore a 10 millimicron. Questo è un qualcosa che noi abbiamo trattato, vedete, vi faccio vedere alcune immagini in cui si vedevano dei casi con un numero di linfociti T oppure con un ispessimento della banda connettivale inferiore, ad esempio la tenascina pure è stata utilizzata. Io dico semplicemente una cosa, state molto attenti in questi casi qui, perché rischiate di dare una falsa diagnosi di colite linfocitica o di colite collagena, e lì è fondamentale il ruolo del gastroenterologo. Se questo non ha la sintomatologia che vi ho fatto vedere, molto probabilmente non lo è un danno da farmaci, oppure può essere gli esiti di una colite a genesi infettiva, ma non una colite microscopica. In effetti, questo l'ho sottolineato in questa considerazione, in questo editoriale, lo abbiamo ribadito pure in questo recente lavoro con dei colleghi, come dicevo prima, danesi. Loro ci credono di più, però hanno un bravissimo gastroenterologo, Lars Christian Munk, che in effetti confermava, o meno dal punto di vista clinico, che ci si poteva trovare in una zona di questo tipo, altrimenti rischiate di dare una diagnosi sbagliata. E qui veniamo al problema delle coliti autoimmuni. Questo è un problema che sta aumentando soprattutto nell'ambito pediatrico. Qual è il problema? Che deve andare in diagnosi differenziale con la cosiddetta graft versus host disease. Un po' di semplice, basta che quello ti dice se ha fatto il trapianto di midollo. È vero. Però attenzione, perché in molti casi non viene, come sappiamo, come viene detto, oppure è una condizione che è stata fatta nel passato. Voi sapete che la graft versus host disease, come vedete qui dalla diapositiva, è una complicazione del trapianto in cui appunto abbiamo una reazione contro l'ospite. Lo sapete meglio di me, è inutile che io ve lo stia a dimostrare. Per esempio, dal punto di vista istologico, questo è un bambino di 12 anni del Bullo di Trieste che aveva fatto un trapianto di midollo per una leucemia, e vedete qui gli aspetti tipici, cioè l'iperplasia marcata delle strutture
ghiandolare, che in alcuni casi, come vi farò vedere più avanti, è molto maggiore, ma qui l'elemento tipico, vedete, è rappresentato dal corpo apoptotico, che è il marker tipico della condizione della graft versus host disease. In questo bambino, purtroppo, c'era una complicanza maggiore, che era, vedete, rappresentata dal criptosporidium, che io mi sono spaventato quando l'ho detto la prima volta, perché mi ha detto, e allora è condannato. Come è condannato? Perché? Tutti questi bambini, tre bambini che avevano la sovrapposizione del criptosporidium, dopo 6-7 mesi sono tutti morti. Quindi questo qui dovrebbe essere una condizione di non ritorno. Ora, il problema qual è? Che oggi abbiamo molte forme GVHD-like, vi consiglierei questo bellissimo libro di Xu Wang Xiao, che tratta molto bene questo problema. Innanzitutto sottolineando come ci sono delle forme che ritroviamo nell'ambito pediatrico, ma anche nell'ambito dell'adulto, e che vedremo fra un po'. Uno dei lavori migliori è questo di Masi e Brown, che ha studiato 25 pazienti, sia adulti che pediatrici, ed è il primo lavoro nel 2014 che ha definito le caratteristiche istologiche. Noi abbiamo cioè un pattern che assomiglia alla duodenite cronica attiva, e a questo non ci credo. Poi un pattern, una simil CVHD acuta, che è quella che va in diagnosi differenziale con la GVHD dovuta al trapianto di midollo. Una forma però, vedete, simil malattia celiaca, ne farò vedere un caso che purtroppo è finito male, e poi un pattern misto in cui potete avere tutte e due le condizioni, che è la condizione molto più frequente. Ora, come vi dicevo, io ho molte perplessità, soprattutto sulla forma duodenitica, io ci credo poco. Quello che vedete qui è un quadro simil GVHD in un bambino di 6 mesi, che purtroppo è morto, veniva da Torino, aveva una diarrea protratta. Questo è il quadro istologico della biopsia coli, vedete pure voi. Ampie zone di lamina propria, completamente prive di strutture ghiandolari. Queste strutture ghiandolari, che lo vedete pure voi, sono marcatamente iperplastiche. Qui lo vedete, sono delle zone che in effetti dici, cazzo, ma che ha fatto il trapianto di midollo? Questo chiaramente non lo aveva fatto, ma capite bene, ve ne farò vedere poi altri casi, della distruzione che ci può essere della mucosa coli, talvolta a fronte di un quadro endoscopico non così severo. Questo bambino, tra l'altro, aveva una sovrapposizione massiva di citomegalovirus che non rispondeva alla terapia antivirale, e addirittura, vedete, questi sono cristalli di questrana, cioè di colestiramina, che voi sapete, come vi ho detto prima, ha un effetto collaterale di determinare una stipsi, e questo bambino, appunto, quando glielo ho detto, dice, ma scusa, gli sei andato a dare il questrana? Certo, aveva una diarrea così forte che abbiamo tentato tutto. E questo è molto importante, perché questi farmaci qui che si manifestano sotto forma di cristalli, vedete, qui ve ne ho fatto vedere che devo all'amico De Petris, sono il sevelamer, il colesevelam, oppure il caiexalato, come questo caso qui che abbiamo visto a Brescia, possono determinare dei quadri abbastanza severi a livello colico, con delle lesioni ulcerative. Vedete, questo è uno degli ultimi case report che parla appunto di caiexalato, che voi sapete è un accettore di potassio, che può determinare delle lesioni, non in tutti i casi, per carità. Ma ritornando al nostro bambino di prima, che dovevo fare? Dovevo scrivere colite indeterminata? E no, qui in alcuni elementi ghiandolari, vedete, ci sono dei corpi apoptotici, e quindi la diagnosi corretta è stata quella di enterocolite autoimmune. Il bambino, come vi ho detto, poi purtroppo è deceduto. Questo invece che vi faccio vedere è un bambino del 2014, all'epoca aveva 3 mesi, mi è stato inviato dal Meyer di Firenze, qui vedete questo bambino, mentre stava crescendo, a un certo punto sviluppa una diarrea intrattabile che non risponde alla dieta con amminoacidi, soltanto ad una completa nutrizione parenterale bloccava la diarrea. Ora vi faccio vedere le biopsie del duodeno distale. Guardate pure voi, a fronte di un'endoscopia riferita normale, vedete anche voi, ampie zone di lamina propria completamente prive di ghiandole con del tessuto di granulazione. Qui vedete sulle strutture ghiandolari a maggior ingrandimento troviamo i nostri amici corpi apoptotici. Nel retto, vedete, l'aspetto endoscopico non è così severo.
come si potrebbe pensare, eppure, vedete, iperplasia delle strutture ghiandolari e presenza di corpi apoptotici in più elementi ghiandolari, e poi, molto caratteristicamente, aveva una metaplasia, cellule di Paneth, le vedete qui, a livello del retto. Anche questo era un quadro di enterocolite autoimmune. Io qui ho tolto un caso di un uomo di 72 anni, perché volevo farvi vedere un quadro vero di GVHD o di quadro, insomma, di colite, enterocolite autoimmune con l'aspetto della celiachia. Questo è un soggetto del 1982, in cui il dato clinico che ho ricevuto, lo vedete qui, sospetto malassorbimento. E queste sono le prime biopsie a livello duodenale. Boh, chiunque di noi, tra tutti quelli che stanno vedendo queste immagini, si rende subito conto che qui queste biopsie mostrano un'atrofia dei villi, che può essere di grado moderato o severo. Qui siamo a livello del bulbo, lo vedete dalla presenza delle ghiandole di Brunner. Ed inoltre, altro elemento importante è l'aumento patologico dei linfociti T. Qui lo vedete in varie biopsie a maggior ingrandimento, con un valore chiaramente patologico, che sono CD3 e CD8 positivi, perché uno mi potrebbe dire: ma hai fatto il CD8? Perché voi sapete meglio di me che nelle forme refrattarie, soprattutto della celiachia refrattaria, si può avere questa diminuzione quantitativa del numero dei linfociti T CD8 positivi. Inoltre, nelle strutture ghiandolari erano iperplastiche, sì, ma io non trovavo dei corpi apoptotici. La mia prima diagnosi fu di quadro compatibile con malattia celiaca, chiedendo l'esecuzione dei dati di laboratorio. Io poi sono andato via in vacanza. Quando sono tornato, la novità è che questo ragazzo aveva una miastenia gravis. E la cosa strana è che tutti i dati di laboratorio per la malattia celiaca completamente negativi, compreso l'HLA, cosa che vedete all'inizio, e però nel periodo che era intercorso di circa 2-3 settimane, questo soggetto era stato subito messo a dieta agglutinante. Vedete pure voi, a maggiore ingrandimento, i villi si sono ricostruiti. E però avevano anche questi qui un incremento dei linfociti T, CD3 positivi e CD8 positivi. Si trattava in realtà di una forma di enteropatia autoimmune, e in questo caso praticamente purtroppo la miastenia ha rappresentato un altro fattore aggravante. Voglio fare un excursus, perché ci sono degli autori, soprattutto italiani, faccio nome e cognome, professor Biaggi, il quale dice che questi casi qui devono avere per forza gli anticorpi antienterociti positivi. A casa mia non è così, perché in molti di questi casi sono stati fatti, anche in questo caso qui, sono stati mandati il sangue, insomma, al San Raffaele per fare gli anticorpi, e sono risultati completamente negativi, come pure in molti altri casi pediatrici. E questa che vedete qui, quindi, è l'insieme degli elementi fondamentali per una diagnosi, cioè iperplasia delle strutture ghiandolari, scusate, manca una R, un'atrofia delle cripte e soprattutto la presenza di corpi apoptotici. Fate più sezioni, perché in molti casi possono comparire ed aiutarvi. Questa è la mia casistica, vedete, 40 casi, adesso ne ha altri 4, in cui noi abbiamo avuto 23 pazienti pediatrici e 17 pazienti adulti, e potete trovare il resoconto di questo, in questo lavoro, su Clinical Immunology, in cui abbiamo pubblicato più o meno tutti questi casi che sono stati messi insieme nell'ambito di più di 20 anni. Infatti ci potete trovare autori come Paolo Lionetti, Costantino De Giacomo, Stefano Martelossi, Gloria Perizzo, che sono tutti Alberto Ravelli, Elisabetta Buscarini, più o meno tutta una serie di gastroenterologi pediatrici e dell'adulto. Dopo di questo argomento parliamo delle cosiddette coliti eosinofile e da farmaci, che sono molto collegate fra di loro. Qual è il problema? È che in letteratura, non è che lo dico sempre io, sono un innamorato degli eosinofili, come vi ho detto prima, ma già Ashley Price, che è stato un maestro che ho avuto la fortuna di conoscere, pubblicava tanti anni fa questo lavoro in cui vedete Pathology of Drug Associated Gastrointestinal Disease, e poi questa bellissima review di questo OCPAR sulla colite eosinofila, in cui vedete che cosa vi dice a un certo punto, al di là dei parassiti, al di là della malattia infiammatoria cronica intestinale, buona parte di questi casi è correlata all'abuso di farmaci, clozapina, carbamazepina, rifampicina, tacrolimus, ma soprattutto farmaci antinfiammatori non steroidei. Questa è una bellissima review
di un patologo che poi è scomparso dalla circolazione europea, il professor Gent, che però so che continua a lavorare negli Stati Uniti, in cui citava un lavoro italiano che avevamo fatto con dei colleghi di Desio, in cui sono stati studiati 27 pazienti, i quali sicuramente facevano abuso di farmaci antinfiammatori non steroidei. È stata fatta una colonscopia, vedete qui, di mesolide, di clofenac, ibuprofene, aspirina e ticlopidina e anche agenti estroprogestinici. E qual è stato il risultato, che poi è stato pubblicato su Alimentary Pharmacology and Therapeutics? Che l'unico elemento veramente patologico era l'incremento del numero dei granulociti eosinofili, però a sinistra. Vedete la differenza quantitativa tra i pazienti di controllo e i pazienti. E inoltre il valore soglia deve essere almeno di 60 per 10 cambi di visione a 40 per. Quindi, in assenza di disturbo architetturale, di plasmocitosi basale, che dici, la scrivo normale o scrivo colite cronica specifica? No, vai a valutare. È un bambino, è un adulto. Se questi eosinofili trovi aumentati anche a sinistra, perché a destra possono essere normali questo valore qui, ne potete trovare anche un valore di questo tipo ed è normale, come è stato fatto in alcuni lavori, anche se io ho i miei dubbi. Però se li trovate anche nel colon discendente, nel sigma, nel retto, attenzione, perché questa situazione qua, in cui vedete campionamento bioptico vi fa vedere che a sinistra sono aumentati, è indicativo o di una colite allergica, quindi scrivere colite eosinofila più verosimile eziologia allergica, oppure di un danno da farmaci. Io molto spesso scrivo che il quadro morfologico è indicativo di una colite eosinofila, nella cui eziologia, una volta escluse manifestazioni allergiche, se è un soggetto adulto, perché se è un bambino molto probabilmente è una manifestazione allergica, ecco allora che è correlabile a un danno da farmaci. E me ne sono convinto in molti casi. Anche per esempio con il dottor Ravelli avevamo pubblicato un articolo sull'American Journal of Gastroenterology in cui questi bambini con delle diatree anche ematiche avevano solo l'incremento degli eosinofili, alcuni aggregati linfoidi follicolari, messi a dieta stavano bene. Come pure i farmaci, ecco qua il tacrolimus, che voi sapete è un immunosoppressore che viene utilizzato in tantissime condizioni patologiche, soprattutto nel rigetto di trapianti, ecco allora che può determinare in molti casi un incremento notevole degli eosinofili, sia a livello gastrico che a livello colico, e quindi determinare delle forme di gastroenterocolite eosinofila. Quindi per tenerlo ben presente, questi sono alcuni lavori che appunto parlano di questa condizione correlata al tacrolimus. Questo è un caso che abbiamo visto a Brescia e lo vedete pure voi. Qua anche un cieco potrebbe dire che madonna, guardate quanti eosinofili ci sono. E appunto questo era un soggetto trapiantato di rene che appunto aveva avuto il trattamento con il tacrolimus. Ora il problema qual è? Che non c'è ancora agreement su quanti eosinofili si debbono andare a contare. Forse solo nelle esofagite eosinofile, che vi ho detto prima, c'è l'agreement per 15 per campo di visione a 40 per. Però già nello stomaco abbiamo più di 25. Nel colon io mi sono adeguato a quello che diceva Robert Hobbs, perché ho visto che è vero, però vedete in questa bellissima review di Conner su istopatologi la colite eosinofila si va da più di 100 a superiore a 84 o più 64, poi non ho capito perché proprio 84 e proprio 64. Comunque vedete, c'è ancora un disagreement per quanto riguarda il valore patologico degli eosinofili, e questo concetto viene ribadito anche in questo bellissimo libro del professor Diebos, in cui appunto abbiamo trattato in modo molto molto pratico, come sto facendo con voi adesso, questi problemi. Un articolo molto bello, devo dire, che è una review, è stata fatta da Fitt e da Elizabeth Montgomery, perché oltre a quello che vi ho detto prima, cioè al danno correlato ai farmaci antinfiammatori non steroidei e altri tipi di farmaci, sottolinea anche il danno che si può determinare per nuovi farmaci, soprattutto farmaci biologici, quali appunto anticorpi, quali l'ipilimumab e altri, che in effetti possono determinare dei quadri molto simili alla GVHD che vi ho fatto vedere prima e che anni fa avevamo considerato anche
con il dottor Casella e il professor Bassotti di Perugia in questo lavoro su digestive liver disease. Per esempio, il micofenolato. Il micofenolato, voi lo sapete anche voi, che è un farmaco che viene soprattutto utilizzato contro il rigetto, diciamo così, di trapianti di cuore, fegato e soprattutto del rene. Qui, in effetti, si può determinare un quadro molto simile a quello della GVHD che vi ho fatto vedere prima, e in cui però l'eziologia è legata dall'impiego di farmaci, perché il micofenolato, vedete, determina una diminuzione della sintesi di purina e quindi arresta il ciclo cellulare e colpisce soprattutto la produzione dei linfociti T e B, e quindi può determinare un quadro molto simile. Qui lo vedete. Questo è un caso in cui noi abbiamo iperplasia delle cripte, ma abbiamo anche la presenza di corpi apoptotici in alcuni punti. Qui lo vedete a maggior ingrandimento. Questo è un corpo apoptotico che trovate anche qui in altre strutture ghiandolari che vi faccio vedere rapidamente. Questo però non aveva fatto un trapianto di midollo, ma un trapianto di rene, e quindi aveva un quadro GVHD-like correlato all'impiego del micofenolato. Cosa che trovate in molti altri articoli, qui li vedete rappresentati, e anche questo bellissimo lavoro sull'American Journal of Surgical Pathology del 2008, ma ci sono moltissimi altri lavori sull'argomento. Per esempio, c'è un bellissimo lavoro di Oze, il quale dice: puoi distinguere se è dovuto al micofenolato da altri fattori, perché sono aumentati gli eosinofili. Guarda caso, sempre gli eosinofili, che in effetti possono essere espressione di un danno da farmaci. Ma poi vedete, oggi c'è una notevole quantità di agenti biologici, ipilimumab, il rituximab, bevacizumab. Non vi ho messo le immagini di un danno da rituximab, che era stato dato come malattia di Crohn, perché i vetrini non sono miei, quindi non mi sono permesso di fotografare, perché non ho chiesto ancora il permesso e poi ho dovuto rimandarlo indietro. Però ci sono tantissimi altri farmaci, e mi ricordo anche un caso della dottoressa di Perugia, della Rachele Del Sordo, che aveva utilizzato un nuovo farmaco, adesso Rachele non me lo ricordo proprio il termine, che però provocava un quadro molto simile a questo. Per esempio, l'ipilimumab può determinare un quadro molto simile alla GVHD, ma anche molto simile alla celiachia, che in effetti può determinare un incremento dei linfociti T a livello duodenale. Però anche qui, uno degli elementi più importanti, lo vedete al terzo posto, è l'aumento dell'apoptosi. Queste sono immagini che devo al collega americano che vi ho fatto vedere prima, in cui a piccolo ingrandimento, notate, ci sono dei corpi apoptotici, e quindi questo era espressione di un danno da farmaco correlato all'impiego del farmaco biologico. Anche qui non ci deve essere disturbo architetturale, marcata iperplasia, non ci deve essere plasmocitosi basale frammista di eosinofili, perché sennò rientriamo in un'altra condizione. Come pure l'idelalisib, questo è un caso che io ho avuto in consulenza da un amico di Trento, che in effetti me l'aveva portato a vedere, anche se lui aveva già fatto la diagnosi, voleva soltanto il conforto della mia opinione, come si dice, quattro occhi vedono meglio di due. E quindi l'idelalisib, che è un farmaco che viene soprattutto utilizzato nel trattamento dei linfomi, e qui in effetti questo farmaco qui aveva provocato una diarrea. Ci sono già tantissimi altri lavori sull'argomento, però vedete, questo è il caso che abbiamo visto insieme. Vedete l'iperplasia marcata, vedete l'incremento delle figure mitotiche, la riduzione dell'attività mucifera, ma anche rari corpi apoptotici, qui lo vedete a maggiore ingrandimento. Quindi era un danno anche questo da farmaco. Quindi siamo arrivati, diciamo così, alla fine di questa galoppata. Io spero di non avervi tediato, e i messaggi che vi posso dire: fidatevi del Barrett come da plasia intestinale, lasciate perdere gli altri, non sono Barrett. Questo poi non lo dico nemmeno tanto io, lo diceva anche un grande gastroenterologo, ignoro completamente a livello americano, che era Stuart Speckler, che in effetti è un maestro nell'ambito del Barrett. Nella EGCS, nella non celiac gluten sensitivity, guardate bene questi elementi che vi ho enumerato, perché in effetti vi permettono di poter dire al gastroenterologo: guarda, esaminalo meglio, perché in effetti questo qui potrebbe avere un'intolleranza alimentare. Come pure nella colite diverticolare, tenete sempre presente la diagnosi differenziale che deve essere fatta nel confronto tra sigma e retto.
la colite microscopica, che si divide in linfociti e collagene. Attenzione alle forme incomplete che ancora oggi non devono essere usate nella routine di tutti i giorni. Le forme autoimmuni, che voi vedete, vanno incontro anche ad una eziologia iatrogena. Quindi ricordiamoci che quando aumenta la conoscenza aumenta anche la confusione, e quindi noi dobbiamo avere ben chiaro che più sarà grande la conoscenza di ciò che bisogna fare, maggiore sarà il potere di sapere cosa fare. Però questo lo si può fare soltanto nell'ambito di uno stretto rapporto di collaborazione, se no, come al solito, non riusciamo a fare delle diagnosi precise, e molti pazienti cominciano a fare il giro delle sette chiese perché vanno dai grandi specialisti che sono capaci, dal mio punto di vista, soltanto in molti casi, per carità, e lo ripeto, a rubare soldi senza dare delle risposte precise. Quindi è fondamentale il concetto del multidisciplinarity. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero, ripeto, di non avervi tediato con questa seconda relazione, e naturalmente se avete delle domande sono a vostra disposizione. Ditemi voi. Vincenzo, ci sentite? Abbiamo avuto dei blackout, credo di interpretare il sentimento di tutti quelli che ti hanno ascoltato. È stata una relazione bellissima, veramente completa, e soprattutto con la capacità di andare al nocciolo delle questioni senza molte preamboli e con tanta passione. Questo si deve dire, con tanta passione, che è la cosa che dà più sale e più, diciamo, ecco, più interesse a tutte. Non ho veramente altri commenti, e pochi minuti che ci restano vorrei lasciarla a qualcuna delle domande, se ce ne sono, e soprattutto un commento di Carolina. Pio, c'è una domanda che va bene, ci sono complimenti. E c'è qualcuno che sta dicendo: in una epoca Covid ha avuto prof di vedere modo di vedere biopsie di pazienti infetti, e se sì, che cosa ha osservato? A livello colico io non ho visto assolutamente nulla, perché il problema della maggior parte non abbiamo avuto molti casi Covid, però io non ho trovato nulla di particolarmente specifico, perché mi ricordo dei casi di appendice vermiforme, dei casi di colite ischemica, in cui io ho trovato sì l'ischemia, ma era dovuto a tutt'altra ragione, anche se il paziente era Covid. Per quello che so io, a tutt'oggi, a livello dell'apparato gastroenterico, non ci sono degli elementi precisi, ma questa è la mia esperienza molto, molto, molto limitata, perché voi sapete che i colleghi, per esempio, hanno sottolineato l'importanza della trombosi di molte strutture vascolari, però questo credo che sia stato descritto soprattutto a livello epatico e a livello del polmone. A livello gastroenterico non so se queste condizioni di ischemia effettivamente possono essere poi tradotte in un qualcosa che segue l'infezione da Covid, per cui non ho una risposta precisa in questo caso qui. Altre domande? Qualcuno vuole accendere il microfono e parlare o scrivere? Se dovessero arrivare delle risposte scritte, io poi, cioè delle domande scritte, rispondo. Ecco. Allora, ci sono molti ringraziamenti, in particolare per l'enteropatia autoimmuni, abbiamo dei altri complimenti. Io devo dire che tu l'hai detto all'inizio, no? Che la semplicità, per esempio, che tu hai messo nelle tue relazioni, è quella che, per la quale ogni tanto noi ti chiediamo, confusi, aiuto, cioè cercate gli elementi semplici. La tua classificazione, per esempio, per la celiachia, che è diventato uno standard, parte da quel punto, atrofia e non atrofia, che è un punto semplice, non è che devi cominciare a guardare cose stranissime, già si limita il campo, no? Questa stessa attitudine l'abbiamo vista poi nella presentazione di malattie complicate, relativamente nuove, cioè che noi abbiamo imparato a conoscere un po' facendo di più endoscopia di prima. Cioè, io nel frattempo guardo. Io ti dico, per esempio, sulla celiachia, vabbè, la classificazione quella è stata fatta con un maestro come il professor Corazza, però tu sai che negli anni più recenti avevo fatto un editoriale su Digestive Liver Disease,
in cui proponevo proprio una schematizzazione semplicissima, cioè tu hai due sole lesioni, una è il tipo 1, o come vuoi chiamarla tu, grado A, cioè, in cui i villi sono normali, ma c'è l'incremento patologico degli linfociti T. E questo è importante sapere per voi, perché lì interviene il clinico, perché voi sapete meglio di me che nella lesione di tipo 1, chiamiamola così, io mi rifiuto di scriverla se non c'è un dato positivo di transglutaminasi, quantomeno, perché voi sapete che va in diagnosi differenziata con l'infezione da Helicobacter pylori, danno da farmaci, colite microscopiche, IBD, condizioni di immunodisregolazione, gente che ha il lupus, oppure la tiroidite di Hashimoto, ti può mimare, oppure si può associare realmente a una celiachia. L'altra lesione è quella dove c'è l'atrofia. In fondo a te, che ci sia l'atrofia di grado lieve, moderato o severo, ma che te ne frega, l'importante è che ci sia, nulla, sia associato, sì. E quello è l'elemento fondamentale. Per cercare di evitare il danno, diciamo così, di queste classificazioni, perché come diceva giustamente Corazza, più sono le categorie, per esempio quelle di Ober-Uber sono 5, e maggiore il disagreement tra chi le vede. Certo, certo. E poi è anche molto interessante la semplicità con cui tu hai detto, per esempio, quando c'è la parte autoimmune, eccetera, che non c'è l'iperplasia delle cripte. A me quello è piaciuto molto, perché è una cosa semplice, come ti devo dire, che raramente risulta nelle risposte che noi abbiamo, no? Non c'è iperplasia delle cripte, punto. Tu già ti levi una serie di cose davanti. Sì, però io sono d'accordo con te, perché quello lì è uno degli elementi più importanti. Io avevo messo prima, per esempio, poi l'ho tolto perché ho messo quell'altro caso proprio per far vedere la celiachia, una bambina di 4 mesi del Meyer, che in effetti aveva, se voi vedete quelle immagini lì, mi mettete paura, perché tutto il duodene, solo il retto, che era stato definito endoscopicamente normale, aveva un quadro di GVHD, in cui però l'aspetto fondamentale era l'iperplasia delle cripte e occasionali corpi apoptotici. Cioè, a furia di tagliarli, questi compaiono, come nel caso del Crohn, più tagli e più hai la possibilità certe volte di trovare il granuloma. Io per esempio, ti ripeto, ci credo poco al Crohn soltanto del colon, e bisognerebbe sempre valutare anche l'ultima ansia intestinale, perché penso che esistano pure delle lesioni precoci del Crohn, in cui tu non trovi il granulò, non è Crohn. Non è vero. Se tu valuti bene la plasmocitosi basale e l'incremento settoriale, soprattutto nell'epitelio di rivestimento superficiale, nella mia esperienza questi casi sono di malattia di Crohn. L'unica condizione che ti va in diagnosi differenziale, a meno che non ci siano parassiti, è il danno da farmaci. E in questo lo puoi sapere guardando gli eosinofili. Cazzo, c'è stata una marea di eosinofili, e allora è molto probabile che quella sia un danno da farmaci. Ci abbiamo una domanda su cui tu ti sei fermato, ma forse bisogna diciamo dare anche un senso più clinico. Max Speranza chiede: dunque, considerare il Barrett la metaplasia, un Barrett la metaplasia gastrica è praticamente sbagliato? E inoltre la condizione di metaplasia gastrica. Non ho capito. La metaplasia gastrica. Considerare la metaplasia, il Barrett una metaplasia gastrica è sbagliato? Ed inoltre, la condizione metaplastica gastrica scollegata dal Barrett ha dei rischi maggiori di evolvere in displasia rispetto a una ERD, immagino che sia GERD. Reflux disease, forse. Sì. Malattia del reflusso. La malattia del reflusso, sì. No, ma il Barrett, voi sapete meglio di me, che inizialmente era stata definita proprio da Samuel Barrett una condizione congenita, poi si è reso conto che era una condizione acquisita, legata praticamente al reflusso. Ora, io per carità non voglio dire che chi dà metaplasia gastrica abbia sbagliato, perché secondo le linee guida inglesi e secondo le linee guida giapponesi non ha sbagliato. In molti casi io ho scritto che secondo le linee guida inglesi e giapponesi si può parlare di Barrett, non secondo le linee guida statunitensi. In modo particolare il professor Speckler sottolinea che l'unico vero Barrett è quello con la metaplasia intestinale. In quel caso lì io suggerirei al collega di scrivere che nelle biopsie, se è stato fatto poi un campionamento adeguato, perché se ti fa una biopsia sola magari è molto probabile che non ci sia la metaplasia intestinale, di scrivere che secondo le linee guida giapponesi e inglesi, se la mucosa biopsiata è esofagea, quello è un Barrett, non secondo le linee guida statunitensi. Se poi c'è la metaplasia intestinale, il problema, ti devo dire,
per esperienze sul campo, guarda caso, solo i casi con metaplasia intestinale avevano sviluppato in noi displasia. È vero, uno mi può dire, c'è quel lavoro che hanno fatto i giapponesi in cui hanno fatto tante sezioni su cancri insorti su Barrett senza metaplasia, non hanno trovato la metaplasia intestinale. Però chi legge quei lavori vede che a un certo punto loro hanno scritto in piccolo che non si poteva escludere la metaplasia intestinale, nonostante tutte le sezioni che sono state compiute. Non è che si può mettere a fare poi sul pezzo operatorio centinaia di sezioni, come sono state fatte per esempio in casi di carcinoma cerotanello con castone nello stomaco della professoressa Fatima Carneio oppure del professor Ridder, che in questi casi qui in cui si trovano le lesioni inizialissime di carcinoma a cellule d'anello con castone. Per cui, ripeto, dipende sempre dal numero delle biopsie e dalla sede delle biopsie. Attualmente, io devo dire, sono a favore, voto a favore del Barrett solo con metaplasia intestinale. E questo è probabilmente anche il motivo per cui poi alla nostra latitudine noi non vediamo tutti questi Barrett che diventano cancro, perché probabilmente c'è una sovrastima dell'idea del Barrett, per esempio se sei troppo sotto la giunzione, oppure consideri tutte le aree gastriche come Barrett, però poi l'evoluzione non c'è. Ok. È proprio così, perciò dicevo il fatto della semplicità. Le cose fatte bene, eviti al paziente di rifare un'altra volta una colonoscopia e poi capisci, insomma, noi viviamo in un paese in cui la capacità di attrarre pazienti è molto importante, ma io penso che da tutte le parti, come vi ho detto prima, c'è questo ospedale di Manerbio che lavora benissimo, come pure dei Senzano, fanno delle biopsie, ma anche la stessa poliambulanza qui da noi orienta le biopsie, perché ne devo dire di no? Va bene, io faccio parte di una struttura pubblica, però riconosco quando c'è sta un collega, non mi permetto mai di chiamarlo avversario, ma che fa le cose fatte bene. Sono il primo a riconoscere e soprattutto quando sbaglio sono il primo a riconoscere, perché io voglio imparare, però me lo devi dire. Dici, no, non sono d'accordo, come è successo varie volte. Benissimo, ma spiegami perché. Perché la prossima volta non voglio fare lo stesso errore. Dimostrami perché quella cosa non va bene, come hai ragionato tu. Per esempio, nei nostri referti molto spesso si scrive colite ulceroso per dire malattia celiaca, ma non capisci perché, come sei arrivato questo. Nella descrizione devi capire che esaminando tutti i vari elementi, villi, atrofia, linfociti T, strutture ghiandolari, eccetera, eccetera, alla fine tu fai la somma e dici per me è questo, ma non mi permetto di scrivere nella diagnosi malattia celiaca perché questo è dovere del gastroenterologo. Lui riceve pure i dati di laboratorio, soprattutto conosce il paziente, dice questo ce l'ha la faccia, insomma, per tutte le caratteristiche, la familiarità. Tu c'hai ragione, però io penso che forse i colleghi lo fanno in buona fede per darti un suggerimento laddove tu poi non, magari però, non ci hai pensato. Sei d'accordo però, pure tu, se il gastroenterologo fa le endoscopie, fa le biopsie duodenali, ma che volete che vada guardando? Cioè, però cioè, per esempio ho visto che tante forme di pseudoatrofia nei bambini piccoli sottoposte a nutrizione parenterale, certo. Però lì non c'era l'incremento dei linfociti T e quindi era una condizione correlata a tutt'altro, perché poi per esempio pure nel caso, io sto cominciando a ricredere pure sul problema dell'ambito pediatrico delle IBD, ma chi dice che sono le IBD pediatriche molto diverse da quelle degli adulti? Non è assolutamente vero. È la stessa caratteristica. Il fatto è che nei bambini non ci può essere quel disturbo architetturale che c'è in un adulto. Un adulto resiste di più, ma vi devo dire, avanti di più. Un bambino piccolo, quando sta male, insomma, uno subito lo porta e magari non c'è il timing giusto. È così, però, il bambino precipita. Io lo dico sempre, quando c'è un gastroenterologo degno di questo no, non esiste la colite indeterminata, come pure non esiste la celiachia, perché ci si arriva. Se tu sei, voglio dire, tu hai più esperienza di me dal punto di vista lì, sai che molte volte ti arrivano dei pazienti e sono un cocktail di errori che sono stati fatti e non ci riesci più a metterla a posto. Io mi ricordo una signora di Piacenza che era venuta lì perché voleva assolutamente che si certificasse che era celiaca. Il problema è che questa era stata per più di 10 anni a dieta e nonostante tutte le biopsie che hanno fatto dopo, non si è potuto dimostrare. La mucosa era assolutamente normale. La signora, ma io non me lo posso inventare. Perché poi noi abbiamo il vantaggio di dire, guarda il vetrino, fallo di a chi vuoi tu, tanto quello è.
Adesso ci sarebbe un metodo che io mi auguro che diventi clinico, sono 6-7 mesi che è uscito quello di vedere una cosa che si chiamano gluten tetramers, sarebbero dei composti che si fanno mettendo la gliadina a contatto con i linfociti, quindi sul sangue periferico, e questo avviene solo nei celiaci, questo tipo di Sì, cosa. sì, Vabbè, sì. se è vero, poi Ma io dobbiamo dico sempre vedere, la stessa sono cosa. due lavori. Quando io mi ricordo, guarda Carolina, quando uscì la prima Espgan, io stavo a Firenze proprio in compagnia di Luigi Baron per uno dei congressi di anatomia patologica della SIATEC. E mi ricordo che mi telefonò Sandro Ventura di Trieste e disse: "Guarda, Vincenzo, noi siamo qua in Germania perché stiamo mettendo giù le linee guida della ESP in cui diciamo che la biopsia non te la devi prendere." Io me la devo prendere, ma perché me la devo prendere? Cioè, io dico, scusatemi, chi è che stabilisce di fare la biopsia? Tu o io? Perché mettono sempre questa storia, lui si arrabbia, io dico soltanto, sei tu che te devi prendere la responsabilità, non la vuoi fare, non la fai, però se la fai, falla come si deve, se la ritieni opportuno. Io sono d'accordo, pure il Procedè ha dimostrato che in molti casi il dato di laboratorio è utilissimo, per carità, però anche il dato di laboratorio in alcuni casi, e Umberto Volta lo potrà dire, posto mio, ci sono stati degli errori clamorosi, addirittura di anticorpi, antiendomisi positivi con una mucosa perfettamente normale, che tu sai meglio di me, che è impossibile. Bene, Va bene. Pio, abbiamo sforato un po'? Direi di sì, siamo alle 6:20, non volevo rubare altro tempo, però sai, la Sei una discussione persona unica, Pio. sarebbe Siamo alla stata. fine, Qua quindi ci a me mettiamo toccano. al Siamo alla microscopio. fine. Toccano le conclusioni. Vincenzo, grazie ancora, un grazie caloroso da parte di tutti. Ritieniti Grazie a voi. progettato per la prossima, diciamo per il prossimo ciclo, i prossimi seminari. Un grazie alla professoressa Ciacci, che ha fatto un coro, diciamo, abbastanza integrato, interpretava esattamente lo spirito che noi abbiamo cercato di percorrere, di perseguire in queste riunioni. E un grazie a tutti gli amici e i colleghi che ci hanno fatto compagnia, sperando di vederli da vicino quanto prima. Certo, io Buonasera a ti tutti e ringrazio. grazie a Io ti ringrazio presto. dell'invito. Grazie a te, Pio, una Ringrazio. grande occasione. Ciao, Vince. Ciao, ciao a Ciao, tutti. io ringrazio Ciao. poi Pio e soprattutto Alessandro che ha avuto la pazienza qua perché sennò combinavo un Master è casino. sempre Ha stato bravissimo. Tutti i problemi tecnici li ha risolti tutti. risolto lui, Ha effettivamente. tutto, Allora, e tutti. ovviamente ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sentirci per queste 2 ore. Spero di avergli dato un aiuto. Consentitemi, Vincenzo, consentimi solo pure a me, è la mia colpa di non aver menzionato Alessandro, il dottore Caputo, che è il segretario e che giustamente hai fatto tu al posto mio. Senza Ma di no, ma lui non tutto c'era. questo ambaradamma non era in piedi. Come si dice, un Grazie ancora. multidisciplinare team, quindi. Certo. Va bene. Ciao a Ciao tutti. di nuovo. Grazie. Ciao. 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 Ciao.